Che cosa hai? Mai non so, scusa. Ciao Mauri, ciao Matteo. Mauro TV. Va bene, no, Mauri. Mauri, c'ha un problemino che lo fa stare il male. COVID. Già. Poverino. Però ti si penso sente io. Piano. Penso io. Puzza via COVID. Beh, che ho fatto? Ormai non sì. C'è. Tipo carbonaro. Te ne sei andato? Ah, domani fai il test e non c'è più. Fai proprio. Ma tu sei pronto? Sai quello che cosa ti aspetta, vero? Io so che giochiamo. Proviamo la speedrun di Minecraft stasera. No, non è la speedrun di Minecraft. Sei non pronto a vedere quello che succederà? A chi?
Minchia. Dice, vabbè, praticamente questa esperienza è basata su eventi paranormali reali. Le Vero, ricerche vero. dell'occulto hanno visto che quando uno prova una grande paura, delle grandi emozioni, può attrarre la manifestazione di queste robe. Se vedi che comunque c'è un Vero. cambiamento in casa tua, se vedi che comunque c'è qualcosa che non va e senti robe strane, recati alla tua chiesa più vicina e chiama gli investigatori paranormali. Questo praticamente è l'incipit. Allora, noi per il Vero, vero. momento abbiamo fatto tutti i finali, ok? Abbiamo Di fatto tutti? tutti i finali, abbiamo Non ce n'è fatti qualcuno tutti. segreto? In teoria no. Chi l'ha In detto? teoria no. Ciao Generation, ciao Generation, come stai? Li abbiamo fatti tutti, siamo stati. Però possiamo fare una cosa, possiamo cancellare tutti i dati e ricominciare da capo. Ciao Anna! Io direi di fare questa cosa. Eliminiamo tutti i nostri dati, tanto No. abbiamo fatto tutto. Sì, e ricominciamo da capo, perché tu dovrai avere un'esperienza tutta nuova della questione, ok? Che faccio, chat? Mi fido? Fidati, No, fidati. aspetti, chiedo la Cancelliamo, chat. new shift. Come state ragazzi comunque? Hai fatto la cacca oggi? Ma Niente. Chissà se ci fa rivedere l'intro. I'm so glad Ok, it's almost siamo nel over. 98. Congratulations, sweetie. Thank Quando è you. nato il Moro? No. You'll never understand why you Moro chose such a è già macabre adolescente. There's field, nothing but disturbing about it. It's just that but Non I'm è proud wild of questo. you. I really am. No, cazzo, che è You've successo? come so Tutto in far. pausa, che è successo? No, sbagliato te. So, Queste sono le waifu? you haven't told me what's Noi next? siamo lei. Will you get a job where you Ce n'è due di lei, are? Or quale lei? they actually have Lei! Lo everyone they vedi il need, mouse? but Ce n'è my due. old teacher, Sono Mr. morto, Delver, credo. transferred me to Siamo his la office giovane. to finalize Tutto my bene. internship Ma there. sembrano, Oh, that's good. sembrano che I abbia l'età remember you uguale, mentioning quella con i him. capelli. Where's he Moro, ti located? avvicini col Are you microfono, moving away per from favore? me? No, È I'm not sempre moving. questo He's problema, eh? actually located around Dai! River Stiamo Fields. facendo le prove. Oh, Rebecca. Cazzo, I le don't like prove that. Even I've heard things about that place. Aspetta. Vedi, Just tutto be casino, basta che worried, bassi il don't make up volume e si risolve stories. tutto. Death Non ci is a penso scary mai. thing to a lot of people. And we try Già. to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Va Alright, alright. I'm bene, va sorry. bene. Ciao, Corvo! But I wanted to give you this anyway. Scrivite la So, ruota, Corvino, non fare il corvo. here. I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. È il gioco completo. Allora, io l'ho finito stamattina, ho fatto tutti i finali stamattina. Thanks. Però All right, Moro non l'ha enough visto spooky ancora. stuff. I'm so proud of you. Abbiamo When is all this cancellato happening? When do tutti i you start? file, tutti i I've finali, actually been quindi there li for a few weeks faremo now. adesso. My review is tomorrow. Ok. I problemi. Praticamente noi siamo Sofia, ci siamo appena laureate, abbiamo trovato questo lavoro in questo obitorio Non è e contenta la mamma, scusa, ha trovato no, dove non è lavora. contenta perché dice, sai, abbiamo sentito un sacco di storie riguardo quel mortuario, quell'obitorio, ma perché te potevi scegliere un lavoro più tranquillo? Dice, ma perché non sei contenta per me? Dice Rebecca. E vabbè, mi hanno chiesto di fare il primo giorno di lavoro da stagista. All right, here we go. Adesso, quindi adesso faremo il tutorial, il nostro primo giorno. Ci insegneranno come imbalsamare i corpi, cosa fare. Allora, intanto questo, devo fare una cosa io. Perché dice, Non rompe il vaso! c'è un achievement che dice che lo devo spaccare. Ma che entri in casa di gente, spacchi i vasi! Ew. E vabbè, io Scusa, potrò fare un poi... po' come cazzo mi pare. No! A casa tua fammi ti pare, no, no, qui a casa dei miei. Robina! Che Rebecca! alia sia! Rebecca! Ho dimenticato di dirti una cosa, di darti una cosa. Prendi una matita dalla mia scrivania e firma. Grazie, Zoe. Buona fortuna. Drovenina! Drovenina, l'ho finito il gioco.
L'ho finito stamattina il gioco perché io sono una pazza, alle 9 di mattina mi sono messa. Vabbè, a parte che ti ho fatto il ride. Sono una pazza, io alle 9 di mattina mi sono messa a streamare e a fare tutti i finali. Comunque, ci sono altri contenuti. Adesso lo stiamo ricominciando perché voglio fare un'esperienza nuova al Moro. Lo ricominciamo proprio da capo. Quindi firmiamo. Intanto vediamo questa scrivania. È interagibile tutto. Questi cassetti sono tutti vuoti. Interagibile. Intiragibile. O come dicono in Francia? Che Interagibile. sta di? Che cazzo ne so? Interagibile. Interagibile. Ah, facciamo così, come dicono in Portogallo. Cazzo ne so io. Ciao Interativo. Corni! Come? Interacivo. Vabbè, Borello, se droga, lascia dove sta. Portogallo si dice Oh, vediamo interattivo. questo bellissimo E corridoio. cornino! Soprattutto, cominciamo a fare la conoscenza dei luoghi. Questo è l'ingresso. Questa è una Questa è signorina. No, Aliassino? non è Aliassino, è la signora di Aliassino che Robina. prega. Brava, Abbiamo Aliassino Gesù che Cristo, prega. che praticamente è Silvestre Questa mi... Stallone con la barba e i capelli lunghi. Allora, non ti permettere mai più di offendere il Signore. Il caffè, che non fa il Lui è caffè. morto per i nostri peccati, eh? Soprattutto per i peccati di corvo che ne ha fatti. Ma adesso mi spieghi perché a te ti si sente piano una volta? Che Io non lo so. senso? Ti stai fermo con quelle zampe? Ti Sto stai fermo con quel fermo! PC? Dove devo Cristiano grattare? Malgioio. Abbiamo i fusibili. I fusibili. Abbiamo questo spazietto qui. Il bagno. Abbiamo lo specchio. Uno specchio funzionante, ragazzi. Nei videogiochi ormai è una cosa rara. Poi, Torno un po' nello specchio che ho visto una cosa strana. Ma avevo visto le bubbese. quelle sono delle bobbe. Ha delle belle Basta. bubbose. Ma solo 7 rotoli di cartigiani che dannabbi. E vabbè, ma li ricambiano poi giorno dopo giorno. Le bubbese. Rebecca, great, Rebecca! perfect timing. I just finished with Mr. Todd. Please wheel him back to Cold Stone. Bring us Mrs. Payne. Muovi il deceduto. Usa, ancora non so come tradurlo. Per prendere l'ordine interattivo, vabbè, praticamente per muovere il cadavere lo devi mettere dentro la cella frigorifera che è qui giù. Che è qui giù, signore. Qui c'è la fornace, abbiamo le cose per porre le ceneri dei cadaveri, abbiamo le celle che sono poche, secondo me, sono pochissime, sono 5. La barella è così, barella. E poi qui abbiamo tutta la nostra attrezzatura, per esempio qui abbiamo il fluido da Per le mettere cavità. poi nella cavità, esatto. Qui abbiamo i nostri strumenti che poi verranno riposti in tutti questi mobiletti qui. Sì? Mrs. Page, please. Ed è Raimondo, su. Ma lui sì, è Raimondo, però se lo guardi bene in faccia sembra... Ah, Ivan Drago un po' invecchiato. Cioè Guarda almeno... Raimondo. Ecco. Muovilo Queste piano, quello è cosa, è Drawing 90, poverino. Drowenina è donna. Ho detto Tu hai Drawing veramente 90. problemi con il sesso delle persone, del genere delle Mio amico Drawing 90. persone. Dobbiamo Io... metterlo qui. Come si chiama questo signore? Osvaldo Dalton. Osvaldo Osvaldo, Osvaldo. Dalton. Antonio. Facciamo così, facciamo cos'ha. Poi lo mettiamo Ah, qua. ecco qua. Forse dovrei abbassare un po' il volume del gioco, sì, perché... O te metti bene con sto cazzo di microfono, ti giuro, do vicongo. Il microfono lo sto toccando, sì, tu che sei che stai impazzendo per cose. Ah, ma io devo abbassare un attimo il volume. Abbasso il volume perché tu sei un Permettere mai più. moro. A parte perché Non ti sei... permettere mai più. Ok, colpa mia perché ho cambiato, ho messo Voice Meter Banana e l'audio era palla, quindi è colpa mia. Dove? Mannaggia ogni volta. Scusami, scusami Moro, hai ragione tu Ma stavolta. Per una capito volta non ti abituare. le infamate che mi ha tirato? Metti a posto, sta buono con le mani, Saluta tocca la Dorothy. prostata. Saluta Dorothy perché noi parliamo con i nostri clienti. Sono morti ma noi li trattiamo bene. Ciao Dorotino. Dorotina. Dorotina! Dorotino, mio amichetto. No, no, hai fatto. No, no, noi lo stiamo ricominciando. L'abbiamo ricominciato proprio perché voglio far vedere a Moro com'è il gioco. Tanto l'ho finito, Allora, hai visto quindi la ruota? evitare spoiler, niente.
Tranquilla, Nora, sto facendo il tutorial! È tutorial, Nora! Tanto prima che arrivo dove sei arrivata tu, a voi, a te! Comunque... Ad esempio, come si dice Nora in portoghese? Nora. No. All right. Nora. I'm just finishing up something here. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying. Siamo qui con Dorotea pagina. I'll get out of your way when you're done. I nomi nel tutorial sono gli stessi. Anche la seconda, ma che è successo? Il marchio è sbagliato? Non hai trovato un simbolo? È sbagliato il cadavere? Che è successo? Il demone è salito subitissimo e mi ha posseduto. È salito? Che vuol dire è salito? È posseduta? Mm. No, Zuzzone, non in quel senso. Non lo so, ha scritto lei. Nel senso di livello. Perché? Oddio, a me non mi è mai successo, sai? Vabbè, io speeder, andavo. Appunto, Ha capito, io so come... Cioè, ormai ho capito come si giocava, non è che ci mettevo tanto. Però lei si è bagato pure il gioco, capace pure che non ha visto i simboli sul corpo. Succede. Minchia! A me non mi è mai successo! Intanto prendiamo questo. Ci serve. No, bellissimo, vedi perché io lo devo rigiocare sto gioco. Vedi. 8-9 sono morta. Ma aspettate un attimo. Posso prenderlo già il taccuino? Perché dobbiamo prendere poi un taccuino che starà qui. Ah. Come hai fatto a capire il livello? Io mica l'ho capito. È perché lei conosce tutti quanti i trucchi. Conosceva tutti i trucchi. Poi conoscevo il simbolo e non mi faceva spostare il cicciottello. Devo per forza imbalsamarlo. Sì, è così. Lo devi imbalsamare fino all'ultimo. Pure io volevo farlo stanotte così, invece no, non me lo permetteva. Comunque intanto, saluta Dorotea. Ciao Dorotino. Dorotina. Lo vedi qui? Guarda. Dobbiamo trovare tutti questi segnetti, tutte le cosine. Intanto ruotiamogli la guanciotta, non c'è nient'altro. E tegli un dito nell'orecchio. Non mi ha dato il tempo, sono cominciato cazzine e mi hanno fatto perdere un fottio di tempo. Quelle della storia? Senti, poi mi vado a recuperare il VOD perché ho paura di spoilerarti qualche cosa. Cioè, dai, da un'esitazione di perché sono vestiti i cadaveri? Perché comunque c'è la censura. Poi recupero, vado a vedere, perché sta cosa non mi è mai successa. Come non mi era successa appunto la cosa della demo, che a te è successa prima, poco prima che io me ne andassi. E quella non mi era mai successa. Vedi perché mi piace guardare gli altri gameplay di sto gioco? Perché sono tutte cose casuali, ci sono 10 ore e passa di contenuti del genere. Quindi lo devo vedere. Ti vedo deperita, è una donna. Guardate, ragazzi, questa c'ha la bellezza di 87 anni. Ad arrivarci con ste brocche così. Io lo ripeto, ad arrivarci con ste brocche così. Vediamo un po' questo braccino, roteggiamo questo corpo. Ma leva che c'hanno i costumi da bagno, su. Perché tu ti pensare che sia un bikini? E avevi il costume da bagno, su. Quello è quello lì, è il costume These old windows never stay di Armani di collezione estate 2022, lo riconosco. No, ho fatto una live stamattina di 5 ore, non so se ti conviene. Però si potrebbe andare a cercare su YouTube eventuali cambiamenti, ma anche lì penso che non lo faranno mai in video del genere. Poi roteggiamo la manina, vedi? C'ho questa bella pustola. Penso che sia una verruca o un qualcosa di brutto. Anche great. Qui sul piedino. Climb on in here and abbiamo put everything into the record system. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to guarda the Ivan Drago. Dimmi se non è Ivan Drago. After that, we'll get started. È molto rachitico, Ivan Drago molto rachitico. È vecchiato. Ma molto male. Adesso dice, per mettere le informazioni del cadavere, devi cliccare sul record. What was that? I didn't say anything. Ma infatti è quello che ho detto prima, voglio farlo in cooperativa. Yeah. Cioè, dobbiamo chiedere se fanno la cosa in cooperativa. Sai, cioè, uno mette a posto i cadaveri, l'altro va a esorcizzare cose, va a cercare simboli, eccetera, eccetera. È bellissimo sto gioco. Io spero davvero in un DLC, un qualcosa del genere, perché se me lo bloccano così, io meno. Perché ok, ho fatto tutti i finali e tutto quanto, ma secondo me c'è molto più materiale da poter sfruttare. Bello, bello, mi piace un sacco. Infatti prima ho detto perché non c'è la cooperativa.
Moro oggi mi farà da assistente. Perché ormai io ho masterato il gioco, quindi mi farete assistente. Sei pronto a farmi l'assistente? Ma mi devo fare con o senza parrucca? Come vuoi, però voglio che ti metti la giarrettiera. Ora prestami la parrucca rosa, allora. No, quella è di Nora. Lascia che la sta. Appunto, prestamela. Gli do ha la del mia potenziale, ha del potenziale. No, ragazzi, io sono disperata comunque con sto caldo. Bello il caldo, viva il caldo, viva il caldo, caldo, caldo. Vabbè, caldo, praticamente caldo. Ti faccio vedere come dobbiamo fare. Vedi, qui dobbiamo cliccare su questo e metterlo qui. Poi l'età, ricordiamoci che questa donna c'ha 87 anni, c'ha un corpo invidiabile. Una contusione alla testa, una contusione sulla spalla destra. E anche un neo. Mangioma? Un emangioma, che sarebbe una sorta di... emangioma tumore tipo benigno. Livido, sì, no, bravo. Emangioma è un tumore. Hai ragione, un emangioma è un tumore. Appunto, che piani di tumori di tutto. Vabbè, se vai a vedere anche il neo, è un tumore benigno, ma è un tumore. Adesso sottoscriviamo tutto. All'OnlyFans, no. Ma tu tranquilla, non ti devi preoccupare. Lorina! Lorina, ci abbiamo sempre tempo per recuperare poi alla fine. Ma poi mica è dovuto, cioè mica è obbligatorio farmi il ride. Se ti va lo fai, se non ti va non lo fai. Certo, a me non me lo fai mai il ride, Nora. Brutto stronzo. Tu potresti anche scrivere... Ciao, Yadid! I'll be monitoring. Adesso dobbiamo fare cose. Per prima cosa, vediamo questa cartellina, no? Ci dà tutte le informazioni su quello che dobbiamo fare. Vabbè, ma ci abbiamo occasione, ma tranquilla. Allora, adesso dobbiamo prendere l'iniettore di chiodi e i chiodi. Perché, secondo te? Cosa dobbiamo fare, secondo te? I chiodi? Che cosa dobbiamo inchiodare, secondo te? Il corpo, la testa, le mani. Dico, che cosa dobbiamo inchiodare, secondo te? Ti farò vedere una cosa bellissima, che ti farà anche un po' male. Dobbiamo inchiodargli le gengive, perché la signorina non tiene la boccuccia chiusa. Quindi che cosa facciamo? Gli diamo queste belle martellate di quelle potenti. Gli facciamo un piercing, dai, un piercing. Sai quelli che si fanno il piercing qua sopra? Ruota, presto, la ruota. La ruota, la ruota! E facciamo così. A parte la vinco io, quindi non iscrivetevi. Here we go. No, è già vinto oggi. È già vinto. La rivinco, e zitta. E perché si fa questa manovra? Per chiuderle la bocca, perché sennò la bocca del cadavere rimane aperta. È inquietantissima. Adesso però dobbiamo mettere queste lenti speciali che penso siano fatte in feltro, perché anche gli occhietti rimangono aperti. Allora, per chiuderglieli definitivamente, noi che facciamo? Apriamo tutte le palpebre, inseriamo queste lenti e chiudiamo. All right. Stai imparando? Mi dovrei dare una mano poi, eh? No, io mi sono dovrei dare una mano e zitto. Allora... Adesso questo è la pompa di drenaggio, no? Sai che dobbiamo togliere tutti i liquidi dal cadavere e tutto quanto. Sì. Intanto di Dorotea, che è molto bene. Il sanguinaccio. Dobbiamo fare il sanguinaccio. Che cosa dobbiamo mettere? Il glutaraldeide, il metanolo, l'umettante e la formaldeide, che sono questi qui. Che al momento sono messi qui. Ci posso fare il cocktail? Tacci tua. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. And it can make them pop like mani di burro. That. Raimondo, just fai poco lo spiritoso. Keep doing your thing. I'll get it. No, digli qualcosa, Raimondo. Ha spaccato una boccia che costa minimo 50 euro. Mo, spaccato. Tira in testata qualcosa. Ho sbagliato, ho dato una culata un po' più forte. Ho dato una culata un po' più forte e è caduto. Non mi devi incolpare di queste cose. Devi stare molto calmo. E tu devi solamente stare zitto e osservare. Stai imparando. Adesso prendiamo il bisturi, prendiamo la forcipe, perché ci serviranno, e prendiamo anche il... no, questo no. Prendiamo questi, i tubicini. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo fare un'incisione qui sulla giugulare. Inserire il forcipe, l'arteria, cioè il forcipe per l'arteria, e mettere il tubicino. Guarda che bella intubata, guarda. Si sei decisamente Ivan Drago. Tubulare Ivan Drago. Prendiamo la pompa. Per errori del genere ti licenziano. È un problema se troviamo cadaveri. Non proprio cadaveri. Cadaveri vivi.
Mi metto qui perché sennò fa troppa caciara quel macchinario. A breve cambierà il rumore. Quanto c'è? Vedi? Il sangue sta diventando più chiaro. Ah, ci salta anche in acqua. Si fa il sanguinaccio, lo vuoi andare a riaccappare? Certo, ha raccolto tutto perché... Adesso togliamo tutto quanto, chiudiamo. Fagli ghirigirigirigiri nell'orecchio. No, non credo che possiamo fare questo. Dobbiamo prendere questa sacca, dobbiamo prendere anche il... Non so come si può tradurre in italiano. Il trocar. Il trocar. Dobbiamo riempire questa sacca di questo fluido qui e adesso andiamo a inserire questo trocar nell'addome di questo cadavere, perché gli dobbiamo iniettare questo fluido della cavità. E comunque sarebbe un tre quarti, sarebbe quello lì. Un tre quarti, eh? Ma senti un po', ma secondo te lo useranno anche su di me, sto coso? Proprio quello lì sì. Dici? Sì. Una brutta cosa. Non passa di lì, però che intercolazione più col succo, no! There we go. Adesso abbiamo fatto questa cosa. Dobbiamo andare a pulire la pompa. Perché ci sono le impronte tipo Scooby-Doo in terra? Perché mi stanno facendo il tutorial, poi queste impronte non ci saranno più. Dobbiamo prendere il cleanser. Dobbiamo metterci questa sostanza qui e adesso abbiamo il pulitore per la cosa. Ciao Dado, come stai? Ormai che ci siamo, si può fare anche gli specchi? Gli specchi? No, i vetri soprattutto non si possono fare. Io, male l'acqua, mi dispiace. Niente. Dado, l'ho ricominciato perché c'è Moro, il mio ragazzo, che non l'ha mai visto. Quindi... L'ho un po' intravisto, ho detto... Hai intravisto, però non hai visto. Ho detto lo faccio dal vivo sto coso qui, lei no, va bene, è proprio un videogioco. L'ultima cosa che ci rimane da fare è pulire il viso del cadavere. Okay. Con questa salvietta, quindi che cosa facciamo? Così, dobbiamo pulire il viso del cadavere. L'umidifichiamo un po'. Azz! Ciao signore. Crio make up, esatto. Hai pulito un po' male secondo me. Eh? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Mi ha detto che posso andare a casa e mi chiamerà quando avrà bisogno di me. Quindi, noi che facciamo? No, volevo rimettere a posto. Tanto metti qua questo. Mi volevo portare via il vaso. Non lo posso portare via perché l'ho glitchato. Ma perché vuoi portare il vaso, mannaggia. Sono cazzi miei. Ma guarda questo che decide lui su quello che devo fare. Porta i vasi, spacca tutto. Io faccio un cazzo che mi pare, vabbè. Calma, Spacca di... Really weird. Dice che è stato veramente strano. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He's supposed to finalize my stuff non today. Non sei la mamma. And he said he would, right? Yeah. Cioè, mi chiamerà quando ci avrà bisogno, ma lo farà, vero? Sì. Yeah. It just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Mi sta chiamando. Raimondo. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. You've done a fantastic... actually why I'm calling. I know it's late, but we just got three new cadavers. Abbiamo tre nuovi cadaveri. E non c'è nessuno che può fare il lavoro. Quindi sta chiamando. Yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. Mi stai facendo un grande favore. We're all set. And your new badges and your personal belongings. Holy shit, that was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See?
told you it was fine. Congratulations. Congratulations. Thanks. I have to go, like, right now. I'll talk to you later. Una cosa della festa, comunque. Una cosa come ce l'hai tu, facciamo la festa. Where are my keys? Ma tranquillo, no. Ma grazie, ma c'era bisogno, ma grazie. Comunque sì, è meglio che così non vedi cose. Anche perché questo è il tutorial, adesso sì. Magari io faccio un finale che ti spoilerà cose, quindi è meglio di no. Comunque, qui ci sono le chiavi. E ci servono. Sono oggetti temporanei. Grazie, troppo gentile. Comunque, qui si possono aprire i cassetti. Abbiamo delle splendide posate. Comunque, buonanotte, Norina. Poi ci aggiorniamo. Abbiamo le ciambelline di Nora. Le ciambelline di Nora. Poi ci sono questi cassetti qui con le magliette. Le persone migliori sono morte. Carina. E c'è una maglietta di una banda musicale. Gli 883? Sì, anche. Morte e decadenza. Quindi letture sobrie e leggere, devo dire. Abbiamo... andato a dormire. Woman, scritto woman. Dov'è woman? Ah sì, woman. Abbiamo anche imbalsamazione. Un libro sulla storia della preservazione e di come le persone facciano... Come si dice coping? Cioè, come si traduce coping? Non ho capito. Come non si lo traduce? So, vabbè, la storia dell'imbalsamazione. Quindi della parola? Cope. Mi viene in mente la K, però non lo so. Moro, guarda che c'è qui. Moro. Happy. Tofu. No, basta. Dobbiamo ammazzata sta troia. La merda mangia, poi c'è le visioni. Far fronte, grazie, Yad, grazie. Devi morire, demoni fa. Viva i demoni, cazzo. Team demoni, team demoni, sotto il cazzo. Chiudiamo la porta. Andiamo al lavoro. Team demoni, cretino. Bravo, ti sento. No, il caffè non c'è. Ma il vaso! L'ho fatto! L'ho fatto l'achievement! Finalmente! Che culo. Salve! Zozzo! È stato il demone. Non posso uscire. Quindi andrò al telefono. Vabbè, signore. Rebecca! Mr. Delver! I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. Need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't Rebecca. Allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. Quindi stiamo okay. Calmi. We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Damn it. Perché what the fuck? Hai rotto. This is insane. Perché c'era un achievement, lo volevo fare. Hai rotto il vaso, eh? Okay. This is so stupid. It's just some hazing for the new girl or something. Just play along and do your job. Vabbè, praticamente ci ha detto: devi stare qui e fare il tuo lavoro. Poi ti spiegherò perché. Va bene. Quindi abbiamo la chiave dell'ingresso, una vecchia chiave e un recorder che ci spiega un po' il tutorial. Non mi metterò a sentire tutte le cassette perché mi rompo le palle, sono troppe. Qui abbiamo la stanzetta, la classica stanzetta con il cleanser. Ovviamente dobbiamo mettere la hall key, il corridoio. I'm fucking quitting tomorrow. I mean, who does something like this?
come? Ho trovato lavoro e già voglio licenziarti. Ma sono... perché dice questo è scemo, mi fa rinchiudere qua dentro quei cadaveri. Look, I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, detto vegano, allora sono vegano in this isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. Io ci ho messo anni per capire, tu c'è solamente delle ore. In the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. Ha detto non fidarti di nessuno di niente e poi dice ascolta le cassette. Open it up. Perché sono le cassette che ha fatto lui. Chi mi dice che le cassette non sono corrotte? No, non sono corrotte, praticamente ti spiega. Ma se mi ha detto che io non posso fidarmi di questo, di telefoni, di computer, poi dice cassette... Grab a body and get started. È il mondo, ambriaco. Prendiamo questo, vabbè, ascoltiamo la cassetta. Ah, ma qui era... Computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece of the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Allora, la tessera è qui e dobbiamo segnarci questo numero 76252. Che cambierà per ogni partita. Whatever. Ok. Just grab a body and get started. Sì, che qualcuno ha segnato 76 252 mi pare. 252. Ora io ti faccio vedere una cosa, qui c'è un messaggio. Raymond, ho veramente bisogno delle chiavi del scantinato fuori, del latch fuori. E il cleaner è quasi finito e mi hai detto che ne hai qualcuno lì sotto. So che non ti fidi di nessuno per andare laggiù, ma ho una copia delle chiavi che renderà la cosa più facile per tutti. Ma già, il problema è che non ci possiamo entrare al momento perché allora, limited access. Che siamo ancora degli stagisti, quindi abbiamo un accesso limitato. Però vi faccio vedere una cosa. Spero che Nora se ne sia andata. C'è questa. Questa chiave sarà importante per un finale e la lasciamo qui per il momento. Nadia è spoilerata a Nora, lo sapevo io. No, Nora non c'è. Nora non c'è. È andata via. È andata a fare la lavastoviglie. Cominciamo male. Me in here. Shit on me. Allora, intanto lasciamo questo qui. Che è molto difficile da spostare. Prendiamo questo. At least I can keep track of things. No, non posso ancora giochicchiare col PC. Adesso andiamo a vedere i corpi. Abbiamo Frederick Pollard, Frederick Frankenstein, Lella Kelly, Lella Kelly. E Felton Anderson, quindi scapolottino numero 1, scapolottino numero 2, scapolottino numero 3. Lella. Prendiamo Lelly Kelly. Siamo Lelly Kelly, il tuo demonietto, ma è un uomo. Lello. Vabbè, io lo terrei così questo. Tanto se dopo lo dobbiamo rimettere a posto il cadavere. Bello. Adesso io ti spiego. Prendiamo questo cadaverino. Intanto vediamo che c'è un ematoma sul petto. Che fosse un tatuaggio. Let's check you out. Un angioma. Allora, qui è importante per capire il nome del demone.
mi metterò a leggere queste cose, a sentire queste cose. Si può chiamare Giuditta. No, abbiamo dei simboli che dovremmo mettere qui in base a quei foglietti che noi abbiamo trovato. Quando bruceranno, noi troveremo un simbolo e noi lo inseriremo qui. Poi, in base al database che sta qui dentro, capiremo come metterlo. Questo è un reagente. Un reagente che praticamente serve per individuare il cadavere posseduto. Ovvero, noi facciamo l'imbalsamazione, visto che poi mettiamo quella troncar nello stomaco e iniettiamo quel liquido. Bene, in quel liquido ci sta anche il reagente, che ci mostrerà qual è il corpo incriminato. Ecco. Quindi, direi, forse è troppo presto per cercarlo ancora, ma noi lo cerchiamo lo stesso. Quando siamo vicini a un simbolo, questo coso pia e prende fuoco. Però mi sa che è presto. È presto perché non si sta illuminando. Più. No, non è presto. Non ho visto simboli, non ho visto. Perché sta qui sopra, guarda. Eccolo qui, abbiamo questa Z qui. E la andiamo a mettere. Guarda, se devo avere paura. Non avete visto ancora niente, ragazzi. E Dino, calma, eh. Ci sono io che ti faccio il tappa. Lo mettiamo qui. Lo mettiamo qui. Era quello, siamo sicuri? Era quello. Ora, dobbiamo fare. Dobbiamo prendere le varie informazioni, no? Però per farlo dobbiamo prima esaminare il cadavere. In testa non c'è niente. Dagli un bacetto. No, un bacetto no. Oggi no. Hello? Hello? Az! Il cadavere ci guardava. Nope, no, non è vero. New job. Nope. I'm getting out of here. Lavora e zitta. Abbiamo delle cose qui. Perché non me lo segna questo? Devo per forza andare dall'altra parte. Screw this. Non c'è un piercing. Eh? Piercing a capezzoli non ce l'ha. No, nessuno c'ha i piercing perché in genere levano tutto prima, no? Abbiamo un neo qui. Hai visto il neo? E guarda, ti faccio vedere. È piccolino, però si vede. Eccolo, ecco, è accanto al bac, non sì. Lo vedevo. Adesso andiamo al PC. Andiamo a fare la nostra cartellina con le varie cose. Shoulder, contusion, arm. No, ho sbagliato. Leg. Facciamo submit. In teoria adesso possiamo entrare in questo qui, che è 7-6-2-5-2. I need to file the copy up front. Fammi vedere questo, va. Ecco, vedi? Dovrebbero vedersi questi simboli addosso al cadavere. Ora, visto che abbiamo preso il report del cadavere, lo andiamo a mettere all'ingresso. Però, in tutto ciò, prendiamo anche questo, che ci servirà per individuare appunto il... Time to embalm. Il tipo di simbolo che dobbiamo andare a cercare. Per il momento non c'è niente. Andiamoci a prendere anche un altro foglietto, non si sa mai. E adesso inizia l'imbalsamazione. Quindi qui ci stanno i vari mobiletti. Prendiamo questi qua. Dobbiamo fare tutte le cose per benino. E andiamo a inchiodare i denti, le gengive. Ehi, è un po' difficilino. E andiamo a chiudere la boccuccia. There we go. Sobro Cristo quanti anni c'ha? Non mi ricordo già più. Giovane. È giovane comunque. E andiamo a mettere le cose sugli occhi. All'età di Giardino. Di Giardino. Giardino. Right. Gli chiudiamo l'occhietto. E dobbiamo fare l'incisione. Dobbiamo mettere i vari reagenti, i vari liquidi, che io faccio direttamente. Non ho spento la luce, questa cosa non va bene.
perché dove era spenta la luce? Non era spenta la luce prima. Hai visto la luce spenta? Non mi ha visto. Eccola qui. Vedi? Cosa consuma? Inquina! In più, in quei reagenti che avevamo messo prima ci dobbiamo mettere questo. Cos'è quello? È un reagente. Ingi, che c'è. C'è la crisi economica. No, tocca stare sempre con la luce accesa, fidati. Apriamo. Già. Osta. E adesso gli facciamo fare cose. Tanto in atto. Tanto noi limpiamo questo. Intanto io direi di andare a cercare il secondo singolo. I already have one of those. Ah, ce l'ho già. Che il simbolo non è mai vicino all'altro, ok? Bello! Niente. Ci sono delle cose, per esempio, che nella partita di prima non sono successe. Tipo il fatto che... Ok, ancora non possiamo trovare il secondo simbolo. Era lì, in quella stanza lì. Tipo, ci sono i fusibili. Non mi è mai capitato che saltassero i fusibili. Io non so come... Se ci sono cose che io non ho visto. È ovvio che ci sono cose che non avevi visto. Non lo so. Non so se lo so scordato, se non l'hanno implementato. Io non lo so. Perché quello che ho visto è limitato alle 6 ore che ho giocato. Però dicono che ci sono 10 ore più di contenuti. Vedremo. Poi, facciamogli questa bella incisione sulla panza. Gli mettiamo questo liquido. In teoria, dopo che noi mettiamo questo liquido, si dovrebbero vedere delle cose se il cadavere incriminato. Ricordiamoci che questo è Lyle Kelly. È Lillo. Sono Lillo. Lui è Lillo, There we go. Fagli sul pancino. No, non glielo faccio sul pancino. Andiamo a prendere il cleanser. Fagli sul pancino, su. Will you help me? Prendi lo specchio che sta indicando, guarda. Chi cazzo sei? Quindi, vedi? Una piccola foto, 1970, l'anno in cui arrivai alla casa della morte, la nascita del nostro creatore. Il numero completo dovrebbe essere di 6 cifre. E questa è scomparsa, benissimo. Ti ho dato le bombe, ti ho dato le foto, che da. Può fare la cacca in questo gioco? No, non credo, non c'è un bagno. Effettivamente non c'è un bagno. Buono, c'è il bagno? C'è di ora un bagno? No, nel senso non c'è un bagno, sai... Completo. Come no, quello cos'è? Scusa. C'è tutto, sì, vedi? Sì, ma non c'è una doccia. Nel senso, gli se fa... questo è proprio così caga sotto, che fa? La doccia è sopravvalutata, è il davandino. Ma che sopravvalutata? Oppure ti sdrai di sopra con Lello e con Lillo e fagli... Quindi puliamo il faccino. Non c'è il bidet soprattutto, vabbè, sono americani, questi non usano il bidet. Però in genere si fanno la doccia. Ma qui se poco poco fanno la popò, che fanno? Si lavano nel lavandino? Per il momento non vedo simboli, quindi io direi di escludere che questo sia un cadavere demoniaco. Quindi ti riporto via. Tutte di Lillo. Lally Kelly, mi dispiace, non sei il prescelto. Può dare Lillo! Ma io vorrei fare una cosa, perché ancora non l'ho fatta, no? La cacca? No, lo farò all'ultimo. Quella fa dopo la cacca, vabbè. No, ciao Marcolino! Marcolino! No, lo farò all'ultimo. Lo farò all'ultimo quando troverò il cadavere giusto. Ci vuole a girare ancora. Guarda che è pesante, che te pensi? Che cadavere pesa pesante. 2 grammi? Alle rote sto coso di pesa più un cadavere che una persona viva. C'ha allora le rote, scegli c'è. Felton Anderson o Frederick Polland? Federico. Scegliamo Federico.
abbiamo qualche Federico in chat? Mi dispiace per i Federici. Federici. Abbiamo qualche Federico in chat, si presenti? Sipalesi, Federico, Sipalesi. Ciao Federico. Ti porto a fare un giro. Il nostro amichetto Federico. Signore, la porta a fare un bel. Federico 1 e Federico 2. Signorino, lei mi sembra alquanto tranquillo, a meno che io non le trovo per il follow. Cominciamo a vedere che cosa c'ha di strano questo tipo. Sembra apparentemente normale, senza contusioni, senza niente. Vediamo questi polsi, che in genere i simboli stanno messi qua. È la bruciatura di sigaretta quella. No, quello è un neo, c'è un neo sul palmo. Mi cago per gli alert, te lo dico. Ci posso venire i nei sul palmo, che effetti. Mi sono cagata anch'io. C'è. Non so, dice what? Chi ha lavorato? Abbiamo solamente questi, mazza, è il caso più semplice che abbia mai trovato. Vado allora, la detective. La detective. Dice che comunque i cadaveri in demolizione. Non ci può venire. I nei non vengono su palmi delle mani, non ci possono venire. Che ti devo dire? Nel gioco si può fare. Ma cazzo, ma palmi delle mani, palmi di piede, ci possono venire i nei. Ho capito. Che ti devo dire? Sarà un neo brutto. Qualcuno in chat ha nei sul palmo della mano, il palmo del piede? Cioè io al massimo avevo un neo piccolino, ma tra le dita. Controllate, mutatevi e controllate. Ma io sulla pianta del piede ce l'avevo un neo, ma non di quelli grossi, quelli... quelli rasopelle, ecco. Ma voglio Marcolino, ma lei l'ha già finita, questa è tipo la terza, quarta run. No, questa è... io ho fatto tutti i finali, adesso l'ho ricominciato. Ciao Paolo! Bravo, Piercino! C'è sul palmo del culo? Ah, pensavo sul buco, guarda. Là, ce l'ha in un punto che è tutto a forma, è fatto a forma di cuoricino, è bellino quello che c'ha. Non lo vesti, mi voleva ste cazzo di robe. No. Adesso dobbiamo rifare il nostro solito giretto. Allora. Ta! 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 Questo è duro, eh. Non in quel senso, animalo. Vedi come io sa fa lui? Io te lo faccio sul culo questo. Così te lo chiudo definitivamente. Leggi Marcolino. There we go. Come faccio a capire che cadavere mettere nel simbolo? Aspetta, non magari ho il contrario. Che si può mettere sul cadavere? No, non è che devi mettere sul cadavere. Ho bruciato. Dov'è? Cerca, intorno a te. Vai. Sarà in bagno. Eccolo qui. Quella T strana con quei pallini. Ma praticamente il cadavere, dopo che tu metti quel liquido dell'imbalsamazione, questo qua è reagente, comincerà ad avere dei segni addosso. Tipo delle croci, dei segni abbastanza brutti, demoniaci, strani. Lo metto qui, lo appoggio perché almeno abbiamo trovato due simboli. Tanto andrei a vedere se c'è anche un terzo simbolo. Il che no, male non fa. Presto. È troppo presto per dire. Perché devi vedere appunto quali cadaveri presenta questi simboli. Ora ti faccio vedere dal computer. Sì, dronino, sì. Sì, fa venire fuori i simboli. Potrebbero essere più evidenti come potrebbero venire fuori più tardi. Ora vi faccio vedere, no? Per esempio, vediamo un secondo, vi faccio vedere qui. Vedete questi simboli sulla schiena? Dovrebbe esserci questa croce rovesciata, questo simbolo qui. Dovrebbero venire fuori questi segni, però non vengono fuori subitissimo a volte. Devi aspettare un pochino, vedere quale cadavere poi presenta uno di questi simboli. Però succede anche un bug: se tu ricarichi la partita, scompaiono i simboli, e quindi tu devi andare intuito. E non sempre va bene. Quindi sì, gli abbiamo inchiodati i denti. Io direi di andare a mettere l'i-caps. Non mi fare scherzi. Ecco. Alright.
C'è qualcuno che piange. No, 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 non dire fesserie. C'è qualcuno che piange. No. Oh. Il glutaraldeide. Mettiamo del glutaraldeide. Mettiamo, che cos'è? La formaldeide. Mettiamo il metanolo. Mettiamo anche l'umettante. Io ci faccio il mojito con l'umettante. Che bello, sai come sei preservato poi, amore mio? Si viene buono. Mamma mia. Allora, shaker, 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 shaker. Abbiamo messo il reagente, che è quello l'importante, è proprio quello che ci indica qual è il cadavere incriminato. Prendiamo questo. No, non volevo prendere questo, ho sbagliato, però vabbè. Mannaggia, lo sapevo. Prendiamo il tubicino. Rana da buttare. Devi fa? Rana è da buttare, perché hai sbagliato tre. No, non è da buttare. C'è. Stiamo facendo questo, piano piano arriverà il simbolo. Però vedi, c'è questa luce gialla che indica che c'è qualcosa. Ciao Volpone! Sera signorina infermiera, stasera sono io il medico direttore. Moro è dottore, la mia assistente. Dottora. Stasera sono io la dottora. È Moro stasera che lui mi fa da assistente. E io sta sono imparando. La segretaria. Bella segretaria mia. Fammi dottore, vedere la coscetta. Dottore, è arrivato il pulico. Dottore? Dove glielo appoggio il pulico? Venga qui sulla scrivania, però si pieghi, Dottore! Andiamo a vedere se troviamo il terzo simbolo. In teoria qui non c'è. In teoria. È troppo presto per il terzo simbolo. Ma pigliati un caffè che è tardi, su. No, non me lo fa prendere. No, l'ho finito tutti, Volpone. L'ho ricominciato perché Moro non l'aveva visto. Però voglio vedere le altre interazioni. Non ci stanno simboli. L'ho finiti tutti. Pizzaiolo. Bravo, dimmi questo. Direi di fare questo intanto. Prima di liberare questo povero cristiano da i tubi e dal forte. Chiama Federico, non si chiama Cristiano. Io lo chiamo come cazzo mi pare, vabbè. Allora. E se lo voglio chiamare Cristiano, lo voglio chiamare Cristiano. Se lo chiama Sdrubale, lo chiamo Sdrubale. Tu non devi questionare, sei la mia infermiera. Allora. Zitta. Allora, fai una cosa. Bella infermierina mia con gli occhi. Con gli sono occhi la segretaria. Blu. Sei la segretaria, allora, bella segretarietta mia. Fai una cosa. Dammi un bacino e sostienimi. Ciao, birrino! Ma non... Stefano. Dio, che paura. Non mi piace trattare tipo così le persone. Come te, io sono importante e tu no. Devo segnalare una persona scomparsa. Come non c'è la rotina? She has a drug problem. So I don't know. She was here at the house. Slit your wrist. I understand that. Senti che vocina delicata questa bimba. Ti piace? All right. No, c'è, cioè, siamo registrati. I'll keep an eye out, thank you. No, no, dico, ti piace la vocina della bimba che diceva ehi, sono a casa! Piccolina. Bellina. Secondo me lui andrà da lei e farà sul pancino. Come gli fa? Fa sul pancino. Dobbiamo andare a prendere il cleaner. Mamma mia. Here we go again. In bacetta la foto di Adiassina. Io vorrei capire come fa a vedere. Venga. Il livello di sta roba. Boh. Cioè, non la vedevo. Cristiano Malgioglio Babbaleo. Esatto, hai rotto qualcosa. Eh no, succede. Hai rotto. Ma mi fa vedere una parte di loro. I need to report a missing person. Dice, ma è scomparsa una persona. Si chiama Rebecca, c'ha 14 anni. C'ha problemi di droga. Rebecca! Rebecca foffoca. La protagonista ha problemi di droga. Rebecca. La protagonista ha problemi di droga. Cioè, la protagonista sì, è Rebecca, okay. C'aveva problemi di droga. E allora si spiegano tante cose, vegana, infatti. Dimmi, tutto torna. Tipo bestia, amore. La Lore torna. Na 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 na. Hey, I found her! L'ho trovata!
casa, giù di qua. Morto. È scivolato, ha fatto plaf. È morto. Là. Tutto il bagnetto. Rebecca, tutta colpa tua. C'è Rebecca. Vedi essere vegani che succede? Vedi essere vegani. Che cosa c'è? Non lo so, ho sentito un rumore strano. Lascia fare, sarà qualche demone. Siamo lelli kelli. Le tue scappine. Hai cambiato il simbolo. Ma non è livello 3 ora. Come fai a vedere che è di livello 3? Cioè io non capisco. Ho fatto ciao ciao. Attenzione, attenzione. No. Brucia. Piccolo. Brucia da una mano. Dov'è? Ah, non c'è lì. È una torcia. Eccolo, eccolo qui. La è quella J, J con i due simboletti. Questo qui. Dice no, raga, aveva fatto i simboli a specchio perché gli faceva dei specchio. Ho fatto no, Norina, non ci ho mai pensato a farla sta cosa. Specchio, cioè? Che siccome vedi che adesso è messo in modo speculare. Ah! Lei dice l'aveva messa a specchio. È il gioco che praticamente ha fatto l'errore. Come fai a capire che devi mettere i simboli in senso orario, dall'alto verso il basso? Perché ci stanno dei simboli qui. Ora, noi abbiamo questi, ma no? Abbiamo questa Z, questo qui, messa, questo non l'hai messa a sinistra, non l'hai messa a destra, cioè perché l'hai messa in quell'ordine lì? No, io l'ho messa in quell'ordine lì per tenerli un attimo sott'occhio, visto che ne ho trovati tre. Per esempio, andiamo a vedere in video, se riusciamo a trovare quei tre simboli. Tipo, noi abbiamo questo... Darsi che sia il primo, il terzo, no. No, no, questo per esempio è Nvidia. Abbiamo tre. Il primo simbolo che c'avevi te, che non me lo ricordo più. Il primo simbolo. Abbiamo questo. Aspetta, abbiamo questo. Questo. Non mi ricordo. Non è questo. Quindi l'unica cosa che ci rimane è vedere se è desolazione. Potrebbe essere desolazione. E infatti, eccolo qui. Ci manca questo simbolo. Quindi abbiamo già un'idea chiara di come mettere questi simboli qui. Andiamo subito a vedere. Che l'ho già messo bene, davvero? Anche qui, vedi, è quello che ho detto io. È Titti. Ciao Titti! Ciao Titti! Aspetta, non so se l'ho messi bene. Sì, in teoria stanno bene. Ho messo anche il simbolo l'ultimo. Questo lo teniamo così per il momento, perché ancora non abbiamo trovato il cadavere. Ciao Titti! Party rave! Hey! Con la letina e con una culona. Ah! La porto. Senti, mamma, non ti ho rotto il raps. Che c'è letina? È la femmina, l'ho vista. Non è questo il cadavere incriminato. Buttalo via. No, no, non lo possiamo buttare via, gli dobbiamo fare. Apri la finestra e buttalo via. Intanto non mi spegnere la porta. Cioè, non mi spegnere la porta, non mi spegnere la luce. Non spegnere la porta. Zitto. Intanto ripuliamo il visino a questo tizietto qui. Il fondoterra, presto, la terra. Fondoterra. Noi per correttezza controlliamo, ma non è lui. Perché non ha simboli. E poi abbiamo visto che il cadavere che ci ha attaccato è la donna. In genere, quando vediamo i cadaveri, uno dei tre cadaveri che sta in piedi, che fa cose, è quello posseduto. Abbiamo trovato l'ultimo simbolo grazie a... No, aspetta. Ecco. Ecco. Non è donna. Ciao, Nico! Non è donna, ragazzi. Ma no. No, perché sono tre maschi. E poi ho visto perché l'ho trovato da fuori già. Era già pronto, vedi? Stava lì, per turno. Allora, andiamo a portarlo di là. Non è donna, ci ha fregato. Scusa, prima dici una cosa e poi si scrive la parte. No, perché ho visto che c'era il regisino, invece non era donna. Dobbiamo vedere se questo c'è i simboli. In teoria i simboli si vedono già da subito. Tipo un reggi qualcosa, un reggi pop maschile.
Per il momento non c'è niente. Potrebbe essere il primo cadavere. Questo che fa cose brutte. Lo vedremo, lo vedremo. Comincio a sentire voci, sta matta. C'ha 45 anni, ecco, già 45 anni posso capirlo un po' meglio. Quindi. Di solito gli danno tipo 28 anni a questo. Purtroppo la cosa brutta di questo gioco è che i cadaveri sono tutti uguali. Cioè, ci stanno pochi modelli per cadaveri. Ciao Astro! Tutto bene, Astro. Tutto bene. Io l'ho già finito però, devo dire che l'ho già finito, lo sto ricominciando per farlo vedere al mio ragazzo, che anche mala con me. Non devo dire che sei il mio ragazzo, vabbè, non lo dico. A questo stronzo qui, chiamala con me. No, dico no. Questo ragazzo, capitemi, ha la sofferenza, altro che i demoni. Sofferenza. Come si chiamava? Sofferenza. Lui Felton, si chiama Felton Anderson. Felton. Cazzo diventa Felton in italiano? Cioè, questa povera anima che io devo sopportare ogni giorno della mia vita, purtroppo. No. Magari è il contrario. Calmo, calmo. Sei troppo agitato. Poi sono la segretaria in questo gioco. È vero, lui è la segretaria, sta imparando, è il mio assistente, perché io ormai ho masterato il gioco. No, quindi... sono la segretaria. Sei la segretaria. La segretaria mi porti un caffè. Però io lo porti con bella panna, con tanto zucchero. Sì, panna, un po' di dolcificante, perché io lo zucchero non lo prendo. E soprattutto... Soprattutto venga senza gonna, con la giarrettiera e basta. Porco, maiale. Ho capito, scusi, voglio un servizio. Bene, calma, Scusi, io ho bisogno di un po' di sollazzo, va bene? Cosa c'è? Cosa c'è? Si ribella? Bulla. E boh, bullo. Ciao, Frame! Diglielo, Frame, che fa il culone furioso. E difendimi. E ti volevo toccare un po' la coscetta. Fammi vedere la coscetta. Oh, sudicio! Ah, perché ci metti un filo sul lago dentro. Sì, ci stanno i chiodi e poi ci sta un filo che tiene la boccuccia ferma. Si vedeva bene. Sì, infatti lo so, però... Dopodiché, dopo che lo fai 200.000 volte sto sistema, cominci a capire come funziona. Adesso... Dobbiamo fare la solita cosa, dobbiamo mettere i vari liquidi. Posso chiedere che nessuno dei tre cadaveri è quello demoniaco? Ah? Succede che nessuno dei tre cadaveri è demoniaco? E no, impossibile. Impossibile. Da zitto, Che mi stai scrivendo? Glutaral Day. La pompetta, tutto. No, ragazzi, questo si è mosso. Tu l'hai visto che si è mosso? Si è mosso. Ma che si è mosso? È lui il cadavere. Non di bagianate, io l'ho visto ora. Che si è mosso. Ah, cosa hai visto? Un attimo. Rebecca, tua sorella. Bella, zii. Sta facendo. Aspetta. Rebecca. Sto cagando. Sto cagando. Come over here. Ma di che vuole in secondo? Non vale un cazzo, non ti voglio ne basta. È lui il cadavere, è lui. Avevi detto che era una donna. Pensavo che fosse una donna. Lally Kelly, oh, non è Lally Kelly, è Fergus Anderson. Accendi sta luce, su. Donna Eva. Vince, secondo me è Moro quello indemoniato, sempre. Grazie di cazzo. Ho fatto migliaia di pizze stasera, centinaia di migliaia di pizze. E a me manco una, disgraziato. Oh. Comunque sono lui... fatto una focacciona ripiena, botte mozzarella che era grossa tipo un po' come titti. L'hai visto che ha fatto? No, non ha fatto niente. Perché l'hai messo lì il cadavere? Rimettilo sul tavolino. Io non ho fatto niente. Ah! A riprendere il cadavere, solo rimettilo a posto. Oh? No! Oh, Buster! Sì. Che cazzo? No! Ah.
labirinto. I miss you so much. I don't care about anything. Lo so, abbiamo visto pure stamattina. I don't want to be here without you. Please, just... Questo deve essere il centro di recupero dove stava lei. They're gonna kill me! Centro vegano. Antidepressivi. Medicazione usata per trattare i disturbi depressivi e qualche disturbo d'ansia. Rebecca Owens, 300 mg. Prenderne uno dopo i pasti. Ah, con i pasti. Con i pasti, con i pasti. Ciao Gianfranco. No, qua c'è la porta. Andiamo a cercare le chiavi prima. Tutto molto silenzioso. Ecco, come ripetevo io stamattina, la cosa che mi dà un po' fastidio di questi giochi horror nuovi è che c'è sempre una questione psicologica dietro. Nel senso, non può essere solamente perché... Ma grazie! C'è. Ma era già scaduta? Cosa c'è? Cazzo ne so, cioè, a te ti durano 6 giorni abbonamenti, grazie al cazzo. No vabbè, l'ultima volta l'abbiamo fatto il 29. Perché stavamo insieme e era arrivata a Giannutri la notifica, ti ricordi? Ma grazie, amore mio. Pizze, le pizze. Le pizze mie. Usa il nuovo pana, pizza. Tutto gelato, con tutto il resto, mamma mia. Col gelato? Che gelato? 9 kg di pasta, 9 kg di pasta di pizza. Pizza. Che poi alla fine non si è fatta tutta, se ne è fatta 7 kg. Non mi ricordo mica come si fa avanti qua. Che ne so, io... Allora, qui. Micio! No, grazie. Guarda chi c'è. Guarda chi c'è, c'è Ice. C'è Micio! No. Micio, qui ci sono i cadaveri che fanno ciao. Guarda quel passetto laterale. Facciamo il sanguinaccio, guarda la signorina. Cazzo, non c'ho le cose. Questo poteva essere un altro finale. Non ho le cose, perché per evitare di farlo vedere a Nora, io non ho preso delle cose. Mi metto qui a sede tenendo la tua moneta della sobrietà, no? In questo momento, chiedendomi se ne avrò mai una per me, cioè una mia. Ma quale... What the point? Vabbè, ma quale sarebbe poi il punto alla fine? Even if one day I'm sitting here, the man, no matter how many years I'm printed on it, will stand up for yours. Vabbè, dice. Vabbè, anche... però, scusa, ma mica facevi il finale adesso? No, però se tu finivi la cosa, liberavi il demone, potevi fare un finale, penso. Io, in fin dei conti, a quanto pare, io ne ho fatti 5. Ne manca uno. È probabile che sia questo. A questo punto io credo di averne fatto 5. Non sai come pensavo. Non lo so. Vabbè, ma anche se io un giorno riuscirò a ottenere questa moneta con chissà quanti anni sopra, stampati sopra, non avrò comunque te al mio fianco e tutto sarà bloccato per sempre. Mi ricorderà sempre della vita che è breve, che dovrei andare avanti, ma non riesco a immaginarlo. Siccome non abbiamo la moneta, perché noi abbiamo le monete del padre, oppure non abbiamo il ciondolo, che probabilmente è il ciondolo che io gli devo mettere al collo, perché mi fa questo. Facciamo questo. You should have died when you had the chance. Dovevi morire quando ne avevi l'occasione. Hai ragione. Cazzo, non avevo visto l'altro libricino. Ma c'era lì. Questo è l'inferno che tutti i vegani avranno. Ma sei matto? Truenino, ma grazie. Non
nonnina. Ma grazie. Cri. Aspetta che devo segnare tutto. Corvina, Tinino, Corne, a Crazen a Crazen, Cornelino, Corvino e Tinino. Pure Vince! Ma che siete pazzi? Abbiamo fatto il livello 2. Sei matti, grazie. Le mutande! Le mutande! Le mutande di Micio. Che macchiate poi... gialle. Micio in teoria ce le dovrebbe già avere le emote sbloccate adesso perché c'è l'abbonamento, però lui ce l'aveva perché l'avevo messo come artista. Tutti a bordo. Quella faccia. Sì, perché lui mi ha fatto l'avatar. Ma che ha fatto l'avatar? Quel culo. Grazie, ragazzi. Quelle mutande poi. Quelle mutande. Lascia stare le mutande un po' di morto. Ciuff. Grazie, ragazzi. Però io voglio fare una cosa, siccome non l'ho mai fatto fino adesso, bruceremo il nostro primo cadavere legit, quindi bruceremo l'allicelli dopo, visto che ci siamo e mi serve l'ultimo simbolo. Comunque grazie ragazzi, si fa sempre così. Ma santo Dio, non lo per forza mi proteva. Che prima allora gli si è bloccata sta scena, eh? Speriamo che non ce la fa fare pure a noi. Però mi rode. C'è qualcosa. Dio ti ha abbandonato. Sì, Dio mi ha abbandonato, per carità di Dio, però... Così. Ecco. È tutto così. Oh, grazie. Grazie, Dio. La voce acuta, no! Voce acuta, presto. Ok. È rinchiusa. Hai visto che c'era lì? Raisid, l'ho visto, era lui, eh? Non era Micio, lascia lo stare, povero Micio. Era Raisid, l'ho visto. Stacca i tubi a quel disgraziato del lì che... Stacca i tubi, ora che pompano. Oh. Mi ha preso il è lì che prova anche, da, anche lui a staccarsi se non ci arrivava con la mano. Niente. Ma non piangi, non piangi. No, non piango, però. Acid. Sempre a far danni, Acid, mannaggia. Che ha fatto Acid? Non so, a far danni, è uguale. Ah, che non c'eri quando ti hai fatto il gioco del micio. Ma lui se l'ha giocato con Romea, lui l'ha finito dopo di noi. Lo fa? Vabbè, ma noi lo facevamo di notte il gioco. Che sto troiaio qua, quello è il Goti, cazzo. Ma pure questo merita. Ah, che il Goti è quello lì, ma in quali altri videogiochi puoi miagolare durante le cutscenes? Le cutscene. Oddio, mi ha chiuso la porta. Bene ha fatto. Sì, ma io dico questa qua dentro al quadro prima o poi uscirà fuori perché non mi è mai capitato. È Ariassina. Non è Robby. Sì, che me l'ha regalata lei e sono stato 4 ore a mio collare con il gatto, pure noi l'abbiamo fatto. Il finale è bello poi. È il finale unico. Il finale triste. No, ma è bello invece. Allora, questo l'abbiamo fatto, no? Però. Per evitare... Cioè, io voglio fare una cosa, voglio bruciare un cadavere. Dai. Un cadavere legit. Oddio, pareva che rideva. Ci ho avuto paura. Gli hai cucito la bocca. Alright. Allora, intanto, visto che ci siamo, io metterei questo. Prendiamo il marchio. Il finale, perché dite che è triste? Non è triste il finale. Non è triste il finale. No. Io ho pianto. Allora, se qualcuno vuole giocare a Strain, non vuole spoiler, mutatevi 10 secondi a partire da adesso. Allora, il finale è bello perché lui torna libero. È libero, cazzo. Che fa di che brutto il finale libero?
per me è triste, perché comunque la storia di B12 è triste. Basta, è finito il tempo dello spoiler. Abbiamo ricevuto le emote. Che cos'è, un Carlino? Che mi è arrivato un Carlino? Che carino, mi è arrivato un Carlino bello. Aspetta. Guardate che carino. Un Carlino. Che cazzo è sto coso qui? Che cos'è? Mettilo. Che cos'è? Un cavallo che mangia la pizza? No, un ippopotamo che mangia la pizza. È pizza che mangia la pizza, vedi? Intanto io voglio bruciare questo cadavere, lo farò. Un cinghiale che sembra un ippopotamo. Allora, questo qui secondo me a occhio sarà sui 70 kg, questo vorrà circa un'ora e mezza di farlo. Facciamo un'ora e mezza. Questo cadavere lì a occhio era sui 70 kg, quindi ci vorrà circa un'ora e mezza per bruciarlo. Facciamo quest'ora e mezzo. Non lo so. Ma come? Ma no, io ho messo il marchio. Io no. E mi c'è cappa. Va bene. No, c'è qualcosa che non va. Aspetta, devo rifare. Good morning. Giorno. It's nice not to be the one down there for a change. Raymond? I suppose a first name basis is in order. Vabbè, l'avevamo detto che... Did I make it? Is it over? For now. It's never really over. You've come a long way. It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. You should head home. And get some rest. Every night can be different. I think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Oh, I've just been waiting for so long. What? What are you? Oh no. You didn't use the mark. Non hai usato il marchio. Rebecca's not here, you fucking idiot! Watch your foolish boy and drink it as nuts from your pitiful frame! Ma... effettivamente non avevamo controllato i simboli. Ti è cartocciato come un pezzetto di carta. G. Buonanotte, Titti! Notte, Titti. Abbiamo bruciato un corpo, abbiamo balsamato tre corpi, abbiamo fatto l'ending 3, perché questo sarebbe il game over. Però facciamo ending. Una cosa. Sì. Però facciamo una cosa. Visto che adesso Nora non c'è, posso far vedere che ci sono degli oggetti da prendere e ci dobbiamo sempre portare dietro. Spero di riprendere quel finale che stavamo facendo prima. È casuale? Eh sì. Allora la vedo dura. Ci proviamo. Da qui c'è la moneta dei 10 anni, la moneta dei 5 anni e il ciondolo che ci ha dato la nonna. Però devo fare la pipì, come si fa? Devo fare la pipì, intanto devo rifare tutta la missione. Aspettando il momento giusto. Devo fare la pipì. Ciattina, posso andare a fare la pipì? Dai. Vedo la ciattina. Ciattina, può andare a fare la pipì, Moro? Sto piscione maledetto. Ciattina, mi scappa forte. Ciattina. Cattina, scappa la pipì, giappi, ok, Drovina ha detto di sì, maledetto Kyoshi, poi faremo i conti dopo, vado! Qui troveremo solamente questo adesso, perché ormai le chiavi ce le abbiamo tutte. Ciao Flame! Flame, ma io non vado a dormire prima delle 6, cosa ci fai sveglia a quest'ora? Illuso! Piscia nella bottiglia, poi la vendi su eBay. Tu sei veramente particolare, Paolo, quando dici queste cose. Abbiamo le nostre cose, le teniamo. Ehi, fermo qui.
ce le portiamo dietro. Abbiamo questo, che è diventato 1658. Serve questo. Keep track of things. Lo teniamo chiuso, che ci servirà dopo. Apriamo il mobiletto. Prendiamo questo. Ciao Jack! Ciao Jack, come stai? Vabbè, ma era una bella fia. Paoletto, sai che è molto più facile per una donna vendere certe robe rispetto che un uomo. Oddio, ci stanno pure... No, effettivamente è un business che va da entrambi i lati. C'è sempre qualcuno che le compra. I fetish sono così tanti. Abbiamo Demetrius Liu. Abbiamo lo Sean Small, poverino. Immagino che lo Sean sia quello nero cicciottino. Sean Andrade. Mi direi di prendere lui. Una donna! Ma sei una donna! Mazza che piedi grigi. Ragazzi, ma c'è piedi grigissimi, lei. Sarà la luce. Ma ce l'ha proprio grigi. Anche se ce l'ha grigi. Sul viso non vedo nulla. Sul petto vedo un'escoriazione strana qui. Sono scordata di abbassare, ecco, di abbassare il WebSocket. Ciao Cree! Ciao Gaia! Come è andata con Donkey Kong? Giriamo la manina. La manina non c'è niente. Cree, devi giocare a sto gioco, una droga. Guarda che piedini grigi, moro. Che non li lava, non l'ha mai lavati. Dice. È una cosa particolare di un OnlyFans di un'amichetta mia che c'ha e non si lava, quindi Gigi. Ciao Sandalfon, come stai? Allora, aspetta, devo pure su questo. I already have one of those. Allora, vediamo di mettere queste cosine qui. A 22 anni, ora questa ragazza. Perché dici? Che detto? Con i piedi sudici. Ma no, sono grigi. Sono sudici. Piru! Che succede? Anzi, che succede? I can't use that here. I can't use that here. Ok, andiamo avanti a lavorare. Comunque stiamo guardando il gioco. Vi faccio una trama di lore. La protagonista è vegana perché si drogava. Non è vero. Come no? Come no? Non è una conseguenza del veganismo. Lei è vegana perché si drogava pesantissimamente. Ed è finita a fare allucinazione, a fare la becchina e farla allucinazione, tutte le cose, perché è vegana e continua oggi a essere vegana. E poi si lamenta che ci sono i demoni che la vogliono far fuori, ma è normale. È il loro compito. Bravi demoni! Viva il team Demonica! Ma che stai dicendo? È la lore. Non è la lore, si sta inventando. È la lore. Non è la lore. È la lore. I'm missing something. Sì, lo so che ci manca qualche cosa. Dobbiamo prendere queste cosine qui. La lore ufficiale. Però io direi che possiamo già cominciare a cercare. Le coglione. Potremmo cercare il primo simbolo trovato. Guarda che se non è. Non lo so. Eccolo lì. Una sorta di L strano. Che non trovo. Bene. No, riguardo non si onda. E il simbolo? Lo so. Avvicinati, guardalo per bene. Nelle con la punta. Con un punto, sì. Il terzo. È questo. Non lo capivo. Vabbè, prendiamo questo.
Lore. Adesso I already have one of those. Abbiamo già tutto. Adesso dobbiamo fare cose, signori. Dobbiamo inchiodargli le gengive, perché dobbiamo chiudergli la bocca, altrimenti il cadavere terrà sempre la bocca aperta. E non è una cosa bellissima. La maschera bianca, grazie mille per il follow. Distingo contro i vegani, perché lui praticamente si comporta come un vegano, ma è carnivoro. Cioè, dovete capire che Moro ha un comportamento da vegano. Per mettere in sapere, quelli convinti. Vegana ci sarai te. Nel senso, ti comporti come... Sai quelli convinti che dicono... Ma non ti permettere dicono... mai più. È vero. È inutile che dici no. È vero. Ti porto il canale per odio contro i carnivori. Io odio contro i carnivori. Già che ti sopporto. Stasera avrò fatto se no una cinquantina di pizze. A te niente. Ricordatelo. Moro è un vegano che si comporta da vegano. No, Moro è un carnivoro che si comporta da vegano convinto. Una prima, una distano. Ehi. Capito? Mi riporto tutti, mi faccio chiudere i battenti. Ci riporta tutti, che paura. Ci stiamo cacando sotto. No, non sono vegana. Io sono più carnivora di lui. Ecco, vedi. Ma ti pare che questo si metteva con una vegana? Vabbè, ne ho convertite diverse, quindi. Ti saresti mai innamorato di me se fossi stata vegana? Ecco, immaginate. L'avevo usata come un oggetto, convertita e poi buttata via. Pure? Ma coglione! Complimenti! È una missione, è una missione. Ti chiedo proprio un giorno, non devo fare il spettacolo. Ma vuoi la posta? Allora la mangia la carne, cosa hai fatto? Tu guarda che mo divento vegana. Non ti porto più il plico. Non mi porti più? Implico. Sei tutto che non devi portare con le mutandine di pizzo però. Piegato. Quattro stampe. Un simbolo strano. La forma piatta. Questo. Lo mettiamo qui, tanto per. Perché poi io sì, ho fatto tutto, ma mica mi ricordo cosa. Facciamo la canzone quella di Generation. Eh? Canzone quella di Generation. Quella è la canzone di Generation. Ah sì, l'ho già messo. My Generation. Vediamo che faccio, aspetta. That's not it. Ah no, quella di Wu. Ciao Gaia. Cacchio faceva quella di Wu, aspetta. Notte Gaia. Chi si ricorda? Ah, eccola, aspetta. People try to put us down, talking about my generation. There we go. About my generation. Quella lì. Non ce l'ho presente. È di Wu. Non ce l'ho presente. Niente, non ce l'ho presente. C'è qualcuno dei video? Comunque non proverò più a bruciare i cadaveri a sto punto. Volevo vedere che succedeva se bruciavo un cadavere a caso, invece era quello giusto e non lo sapevo. Facevi questo. No, ma era quello, si muoveva, faceva cose. Era il cadavere di Lillo. Si è tenuto il culo Lillo? Era il cadavere di Lillo. Si è tenuto il culo Lillo? No, è Lillo. Allora, ti riporto. Vegano. Chi ha detto niente? Amore? Ehi? Moro? Niente, si offende. Comunque Sandalino, quello era il rumore del coso, del motorino a scoppio per fare il sanguinaccio. Motorino a scoppio. Non c'era questo prima, fermi. C'era questo. Un attimo a vedere.
No, puoi dare fuoco a tutti i cadaveri, Generation, però devi beccare quello giusto per metterci il simbolo, sennò fai niente. Ok. Al finale di prima. Io la terrei... Oh, oddio. È che ti chiama. Io la terrei in considerazione perché questa c'ha un marchio che noi non abbiamo segnato, eh. Un po' vedere che dice che vuole... Guardare. Vai da nonna. Mamma. Dai un bacetto a nonna. Tu, stupida puttana. Hate me all you want. Odiami quanto vuoi. He's dead because of you. Ma lui è morto per colpa tua. T'ha ragione. Ehi, devi morire tu. Ha ragione. Guarda quanto è storta. Ha ragione. Ma cosa ha ragione? Ha ragione. Ma cosa? Ha ragione. Marchio qui. Controlla l'altro braccio, le gambe, tutto, il culo. Controlla il culo. Oh cacchio, è vero, non abbiamo preso il blocco note. Ah già. Bello 2. Fai a vedere che livello... Questo? Come fai a dirlo, scusa? Allora, io la terrei in considerazione questa. Beh, mettila tipo... Metti gli spitzer. Mettila accanto a surgelati. A surgelati? Mettila sopra il montone, così almeno se lo riordo. Demetrius! Sempre il nostro amico panzerotto, vedi quando mi lamento che sto gioco ha usato i modelli sempre uguali? Magari hanno tipo creato 10 modelli a caso, 10 modelli uguali. Ma che 10 modelli? Sono 3 appena. Ah, io voglio. Di massimo ho visto almeno 3 diversi. Donne, guarda che ride, guarda che carino ride. Sono lì contento, sto ride. Eccoli. Sì. Vado a fa wii! Notte Vinzino, brutto culone senza pizza. Vediamogli la faccina. Guarda che ride. Carino. Sorride. Dai il bacetto. Inquieta il fatto che ride, però. Il fatto che ogni... Tini Tina Wonderland. Guarda lo zozzo. Sì. Zozzo, zozzo. Il porco, come tutti gli uomini. Ciao Vince. Occhio maiale. Occhio maiale, come tutti gli uomini. Tu sei un'infermierina, le dovresti sapere. Ari, dai, sono segretaria. Ma sei anche infermiera. All'occorrenza. No, sono segretaria. Ho studiato segreteria. Sotto le scrivanie. Ops. Ah, niente, guardate il dissing, guardate. Contro le povere segretarie. No, non le povere segretarie. Contro le povere segretarie. Contro te. È arrivato un fax? No. Sono la ledina, sono una colonna e quando gira mi faccio ancora. Basta un po'. Mi sono vicino. Non ti è brutto il rap? Ma l'hai visto quello che... Ma lascialo fa poretto. Ma c'ha ragione, ma lavora. Se qui per lavorare te ne vai a giro. Mannaggia com'è salito di livello. Porco di... Oh, mio Dio. Che è 5? Orkin Obama Generation 6. Dentro la cacca. Mo ti fa un culo grosso così. Guarda che se mi succede qualcosa io proprio con te. Permettere mai più. Brucia. No, non brucia più. Brucia, eccolo. Una sorta di nave strano. No, quello fatto a forma di... Di roba strana con il mezzo pallino. Permettere di... Ecco. Sto nave strano, dai. È una pala rotta, semplicemente. Una pala rotta?
Salve. There we go. No, a parte che io l'ho sbloccati tutti i finali, c'avevo pure l'achievement, mo che ci penso. Non te ne mancava uno? No, l'ho fatti tutti. Vergogna. Il fatto è che non finisce mai sto gioco. Perché? Perché anche se fai tutti i finali, non ce n'è uno che dici, ok, adesso è finito il gioco, poi andatene. È sempre in loop. Ma è chiaro, perché l'ha detto Raimondo. Ci sono i demoni da esorcizzare e ci saranno sempre i demoni da esorcizzare. A sto punto voglio un DLC. Con tutta la... non puoi fermare i demoni. Perché no? Amichetti, che sono amichetti miei e li libererò per sempre ogni volta. Prendono, Dico, andate... i cassetti così, ma guarda un po' questi. Dico, andate a giro per il mondo a tormentare i vegani, presto, loro partono, li fanno tutte le peggio cose. Bravi demonietti, team demoni. Disgraziato, che cosa gli hai detto a mamma stasera? Segreti. Guarda che hanno buttato tutto all'aria. No, sei stata te, non dà la colpa ai demoni, Che durante l'intervista che ti ho fatto io è spaccato tutti i vasetti, lo guarda come abbiamo visto. Vabbè, visto tante volte la tizia c'ha altri simboli. Ah, vedi, c'è sto marchio qui. Quello che c'era prima. Dopo dovrò controllare le spalle. Però quei piedi grigi non mi sperano per niente. È un si lava. È morta. Non si è lavata. Gli è rimasto il piede grigio. Vedi come fa la fine che fa. Non ho preso il coso. Questo prendi. Il simbolo è messo, il secondo simbolo, sì. Sì. Anzi, il terzo mi pare. Ciao Sandalfon! Notte Sandalo TV! Qui facciamo questo e poi chiudo perché c'ho caldo. Riesco a fare niente, c'è caldo. Madonna, c'ha caldo. E no? Cosa no? Cosa no? Che c'è le dine? C'è le dine? No. Non dire che ti nascondi, devi andare a accendere la luce, le dine. Vai a accendere la luce, le dine. No. Non è successo niente, quindi è tutto nella tua immaginazione. Sì. Perché mamma generation. There we go. Sì, devo andare a fare il cleanser. Ah, ragazzi, fate la routine, mi raccomando. Presto la ruota, presto, correte. Dobbiamo arrivare a 10. Corre, correte, presto. Sì, siamo alla routine. Siamo alla routine. Lo dico subito. Ok, ne mancano due, presto, correte. Dai, ragazzi, che ne mancano due. Presto. Questo. Non farò più una cosa del genere. Cioè, vedi, però le fa prendere le cose per fare la cremazione. Non c'è niente. No. Poi non ho capito perché gli dava il viso se poi li bruci. Non lo so. Non me lo chiede, guarda. Tutto strano sto gioco. Io mi aspettavo pure che li potevo truccare, certo. Che è Clio Make Up per davvero. È Clio Make Up, come dice Nora. Questo non c'ha simboli, però tenemolo d'occhio, che devo fare. Ah, è quell'altro. Io riporto quello indietro. Voglio vedere com'è. Questo è pronto? Sì, questo l'abbiamo balsamato. Allora brucialo, mettila a bruciare. No, non lo brucio. Guarda che c'è stata un'altra volta questa cosa.
Guarda che ci lasci da te fuori così, eh. Sì. Sì. Ma perché ogni tanto me li mette fuori così a caso, eh? No, perché da fuori te che dico, dove posso andare? Come andare a vedere se questa tante volte c'è i simboli? Devo creare l'account, io lo faccio quando ho meno caldo e meno sonno. No, basta che ti loghi con Twitch. Sì, con Twitch può farla, è vero. Non c'è bisogno che fa l'account. Oddio, il demone si è tutto arrabbiato. Io non vedo simboli a parte quello. Ma siamo sicuri che sia un simbolo? Questa. Non penso che sia questo. Potrebbe essere trogli una cicatrice. Un po'... Togli la vargirgia. No, non puoi. Proprio già. Dai, che pelizzossi. Vabbè. Guarda che dita lunga che c'ha. Sì. Guarda da feticisti questa qui. Guarda quello come gli sballonzano le boobs. Insomma. Stanno rigide da rigor mortis a quest'ora. Non credo che le boobs abbiano il rigor mortis. Mancava Sean. Go! No, non è quello di Viren. Sean! L'abbiamo già controllato lui. Ma che vuoi fare? No, no, no. Talking about my generation, na na, tu 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 tu. Che ha scritto? Non ho visto nulla. C'era un rush, penso, dietro la schiena. C'è niente questo. Controlli il pipolo, corri. Oh, c'è questo. Ma il pipolo non si può controllare. Chi è? Pronto? È la Wind, va a rispondere la Wind. Rebecca. Hello? Hello? Why are you still doing this? Perché lo sta ancora facendo? I'm going to kill you. Va bene, mi ucciderà. Sean Andrade. Ancora. Io sono cap... Niente, mi interrompono sempre il rap. Ma tanto lo so che siete. Fai la sessista solo perché lei è donna. Lo fai lui, su. Aspetta, prima facciamo questo, poi facciamo questo. Prova da là. Il corridoio. La chiave. Che chiave? La stanza con la chiave. Quella chiave che hai trovato, quella. No, spostante. Quella è un'altra chiave. La chiave. Quella va giù. Vai giù, vai a controllare, presto. Non ci sono simboli per il momento. Uff. Calma. No. La bocca. Gli occhi. Ah, devo andare a posare il report. Ce l'ho? Niente. Ok, l'abbiamo messo. Dico, lui bastano 3 punti. 4. There we go. Ti faccio il rumore che non ci sono. Certo, sto facendo i sound che non ci sono. No, ci sono. Devo capire. Guarda. Look. Right. Ha
Allora, faccio un po' di... devi fare i suoni dei liquidi. Penso io. Londo? Pizzeria? Questo? Ho capito, pisci praticamente. Ho capito, fanno così i liquidi. Ho capito. Tengo tutto aperto, va bene? Vabbè. Metti a posto, chiudi un po' di sportelli, hai capito? Ma che è? No. E fa casa tua, fai così, no, allora. Tanto lo so, dice, che siete. Poi dice si incazzano i demoni, tutti i sportelli aperti, chiudili, cazzo. Si devono arrabbiare. Minchia. Chi è? Sto ca... E niente, era tirato su un tetto d'argento. Eww. Talking about my generation. Nan, 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 nan. Questo. Così. Tu guarda che mo succede quello che temo, eh? Cosa, che arriva la finanza? No. Trolla la sorpresa. No, sennò sarebbe già successo. Tipo succedeva un'altra cosa a inizio quando facevo sta pratica. Sono più calmi sti demoni. There we go. Vabbè. C'è il moro, sono tranquilli, sanno che c'è un amico lì pronto a aiutarli, quindi sono tranquilli. Bravi demonetti, bravi. Cretino. Permettermi più di bullare i miei amichetti demonetti. Sei un cretinottero. Ah, non lo sapevo. Così ti impavi di... Tazzarda, non ti permettermi mai più di bullare. Ci vado, ci vado. Se mi rifà fare quel pezzo metto la collana almeno. Metti la collana. Hai preso tutto? Sì, dovrei anche tutto. Okay. Sì. Ti ha abbandonato. C'è ragione. Ciao Ciccia. No, non andare via. Ehi Ciccia, non andare via. Sei bello, sei. Ti erai, si te la lui. Però non credo che sia questo. Secondo me è quell'altro. Intanto io andrei a cercare sto cazzo di simbolo che mi manca. Non chiude le porte, non spenge le luci. Tutto aperto, vedi, tutto spalancato. Io... Tanto pago mica io. Appunto, maledetti. E c'è un problema, non mi arriva il quarto simbolo. Right. E anche questo è fatto, su, mettiamolo a posto. Oddio, che livello è grosso, mamma mia. Mamma mi fa un fumo un paiolo ora. No. Ma non mi è mai successo fino a mo', cioè la cosa di Nora mi è nuova. Vedi. Pensavi, Tanto me li controllo tutti. Mettiamola a posto che è pronto, su. No, controlliamo. Niente. 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 Ma non è lui comunque. Deve essere per forza Panzerottino, secondo me. È Panzerottino o lei? Se rotto non andare via. Io ti mangio, corri pieno, no. Paura. Se rotto c'è la pianta. Si fa sempre più evidente quel marchio. No, è uguale, è sempre uguale.
Proviamo a rivedere un attimo lui. Controlla Maurizio. Maurizio? La pancia. Ho portato sotto la luce, credo di meglio. Sì, sì, lo so, però la pancia non mi sembra che abbia segni. Ma grazie, Veru. È Verushka! Come un'amichetta mia, Verushka si chiama. Esatto, c'è un'amica Verushka e lei c'ha un negozio di cosmetici. È vero? E c'ha un negozio di cosmetici, la Verushka, la conoscono tutti, insomma. Non c'è niente. Cosa che non va, ragazzi. Portacci sua. Cosa c'è? Questa. Tutto fuori. No, ti mandano fuori all'acqua. Vedi? Oddio, lo vedi come sono bravi i demoni? Che ogni volta che ti cacciano via a calci e poi chiudono gli sportelli, spengono le luci. Vedi come sono bravi i demoni? Cazzo, mi fai. Io come te che lasci tutta aperta, tutta accesa, non ho capito. La paghi della bolletta. No! E allora? No! Entra l'ultimo. Com'è che ce l'ho te, eh? Potrei andare intuito. Tra l'altro non è finita bene. E dagli con sta mano, controllagli le schiene. Lo so. E non c'è, quindi non è panzerottino. Deve essere lei. Non ti fermate mai più. Non c'è niente, manco questo. Che succede? Controlli là. Guarda, non c'è da manco questo. Non c'è più il marchio. La schiena di là. La tetta, sulle tette c'è qualcosa, guarda. Le zizze, c'è qualcosa sulle zizze, le vedo. No, è un rush. Non lo so mica. È lei. Che sta facendo questo rumore con le zizze? Sì. Ci sono questi simboli qui. Andiamo a intuito, facciamo prima perché tanto non lo trovo l'ultimo. Come cazzo si chiama la Shava? Che cazzo non è la Shava? Lo Shon. Lasciava, è questo. Credo che sia questo. È Sebastiano? Sì, è questo. Mi pare che fosse così il simbolo proprio. Ti controlla. Ma chi, Sebastiano? Quale stai dicendo? Lo metto a Lecchino. Qual era? Ok, dai, andiamo a bruciarla. Lo vedi che è lei? Ma che, quei tagli non sono tagli, sono... È stato liquidino, è arrivato, gli ha fatto tutti i tagli e metto via. È già liquidino. Cazzo fai? Are you sure this is the right one? E mi sa proprio di sì, sai? No, secondo me non è. Dici? Bravo, liquidino. Mi sei iscritto alla ruota, liquidino? Ti faccio la ruota, vai a scrivere alla ruota. Mi metto qui. Hai iscritto la ruota, liquidino. Guardiamo come esplode tutto, però abbiamo fatto bene.
Perché ti metti lontano? Devi stare vicino. Levaci il coso, il carrello di vicino. No, non dobbiamo tenere lì. No, leva lì, leva il carrello. Non possiamo toccare. Toglilo, si sciupa. Solo se poi la fai tutta la ruota. Perché scoppia sempre? Questo scoppia sempre. Good morning. It's nice not to be the one down there for a change. Però di solito quando c'è così, non lo so. I suppose a first name basis is in order. Did I make it? Is it over? Sì, ce l'abbiamo fatta. Quando fa così, ce l'abbiamo fatta. It's never really over. No, non è uguale a prima. You've come a long way. It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. Se vuoi ti faccio vedere il finale canonico. You'll get used to it. You should head home. Cosa succede? Perché c'è questa roba qui? Every night can be different. I think I'm fine. Era. Are you sure? You seem out of it. Oh, I've just been waiting. No, non è. So, l'ho detto. So long. Guarda prima il video. What are you? Oh no. You chose the wrong demon. Rebecca. Ho scelto il demone sbagliato perché non trovo l'ultimo simbolo. Fa casini. Incartacciamento. Back in the way. Minchia. Niente. Pesante. Cosa ti ridi, stronza? Ne becchi uno, io guarda veramente. Stasera con te non ne becco una, guarda. Non andà a fare l'esorcismo perché guarda. Perché, ti giuro, stamattina l'ho fatte tutte giuste. E c'avevo dolore di sonno in corpo. E dalla chattina per conferma, ma. Oh, l'hai visto pure tu che l'avevo fatti tutti? No, io nego tutto. E zitta. Facciamo shift 3. Dai, facciamo l'ultima partita. Se anche questa va male. Ci avresti beccarne uno, eh. Allora, intanto andiamo a fare il finale canonico. Che ne dici? Non lo so. Intanto prendiamoci sta roba. Ehi. Love you, Dad. No, Nico. Io come demone quando mi rompo nel fuocillo. Eh? Gli umani. Perché io mi sono quando c'ho il ciclo? Stupidi umani. Uguale, denti. Stupidi umani. C'è pure la maglietta che dice io non sono asociale, sono antistupidi. Esco più, ma l'ombrello, ma... Ma che l'ombrello? È mainstream, non ci piace l'ombrello. Digliele, quattro gocce, fa una sega. Piglia il coso, presto, il cadavere. Allora, te fermi tutti. Secondo me ci saranno due uomini e una donna. Possiamo andare a vedere, guarda. 1, 2, 2, 8. Uno, aspetta, lo scrivo. 1, 2, 2. At least I can keep track of things. Già cominciamo. Diamogli le monete. Dagli la moneta, corri. Devi pigliare. Mi sono scordato. Ho visto per un attimo le boobs. Le boobs? Comunque l'hai capita la lore di questo gioco Liquid? Lo vedi che qui sotto c'è questo? Io ce l'ho già il codice perché l'avevo già trovato. Ed è sempre il solito? Dovrebbe essere sempre il solito, sì. Qui c'è una chiave, no? Abbiamo anche preso la chiave che stava qui sotto. E dove lo trovi il codice? E il codice lo trovi in una sessione del gameplay che non abbiamo ancora fatto. Però io l'avevo fatta già alla prima run.
praticamente ti trovi in una stanza con un sacco di statue, e queste statue hanno dei simboli e dei numeri che ti dice qual è questo codice. Non ci sono arrivata fino all'ultima run, che era quel codice lì. E qui troviamo lo scantinato dove c'era Zoe che voleva prendere il cleanser, no? Cosa viene a succedere però? Troviamo questo. Troviamo il diario di Raymond. Raymondo. Che spiega che cosa è successo. Lore. Sì, spiega tutta la lore. Ah, eccola. Non l'avevo trovata la prima volta. Ciao, Deran! Derino. Dice che è stato posseduto. If I am to disappear, know that it was not of my own free will, and that I am a danger to anyone I may encounter. I should be killed on sight. This sounds terrible, but the woman locked in the basement. Anche la donna che è nascosta nel basement deve essere uccisa. For anyone that may encounter this, if you are experiencing possession, the blood of the possessed will react to the name of the demon present. Injecting the blood of the possessed into a deceased body with demonic tendency will act as a reagent for revealing possession and form the foundation for binding the demon to the body. Then it can be marked with its name and burned. This should banish the demon. Quello che abbiamo fatto, insomma. Sorry for what I've had to do. Know that it was only ever done to stop it all. Però adesso ci abbiamo due finali da scegliere. Nel senso, non lo so quale finale ci darà. Perché noi ne stiamo facendo due in questo momento. La chiave che abbiamo trovato nel cassetto apre questa porta qui. Indovina chi c'è? Qua dentro. Valeria. C'è Valeria. C'è Valeria. C'è Valeria. Apri, poverina. Non posso. È spaventata, apri. Non è Valeria. Aiuto Valeria, apri. L'ho sentita. Poverina. Allora, dai diari che noi abbiamo trovato, questo Raymond ha a che fare con questo demone da anni, tanti anni. E dice che la prima possessione demoniaca che lui ha visto era del suo amico Daniel. Poi c'è stata Maria, c'è stata Jessica, c'è stato un sacco di altre gente. Jessica. E il suo scopo era quello di imprigionare questo demone, cioè per fare poi questi reagenti. Guarda com'è fatta questa questione qui. Vedi che c'è un secchio. Quello è il polso di Valerie. E il reagente è il sangue di Valerie. Valeria, il tuo. Per calcola che questa Valeria è stata presa nel 1990, anno il mio di nascita, e sta cosa mi ha fatto venire un po' il culetto. Sei dura. E praticamente questo reagente che noi stiamo usando è il sangue di Valerie. Valeria. Che è imprigionata con questi marchi qui. Ora, a quanto pare Raymond è stato posseduto. E faremo un certo tipo di finale. Adesso faremo un certo tipo di finale. Però abbiamo fatto anche il finale delle monete. Ora non so quale mi uscirà. Potrebbe uscirmi quello canonico, sarebbe questo, oppure quello di Rebecca. Aspetta, perché il finale delle monete che succede? Perché sblocchi il finale di Rebecca e vedi un finale a lei personale. Mi pare che lei muore, se non mi ricordo male. Comunque, abbiamo sbloccato tutto qui. Per sbloccare questo finale dobbiamo andare avanti, imbalsamare i corpi e tutto il resto, no? Quindi abbiamo, avevi detto ci sono due donne e un maschio? Secondo me sì. Abbiamo due Eric. Una donna. No, c'è Nori. Quindi Nori, Nori, come uguale. Sei abbronzato. Nori, cazzo, uguale. Abbiamo Chas, mi dispiace, ma no, ho detto due uomini e una donna. Sono tutti e tre uomini. Minaggia. Allora, prendiamo il signore. Nori, Eric. Nori, facciamo Nori. Un Nori alternativo.
Se Nori, tu. Lasciatemi stare Nori, poverino. È anche uguale. Nessuno mi tocchi Nori. È uguale, proprio preciso. Però Nori, è un santo che mi dà sempre le mani sui programmini. Che mi deve mettere a passo il Clipso, soprattutto. Allora, se ecco, lo mette a posto è lui, allora. Nori, andiamo a fare una girata. No. Andiamo, guarda che porta giù. Vedi come si vede, come sorride lui. Bravo, Nori, bravo. Allora, là già vedo una bussola sul petto. Io siamo sempre svegli. Cos'è sto vizio di dormire, dico io? Non ha niente. Qui no, almeno non ha niente. Voglio vedere prima la bustola, poi vedrò il visetto. Perché sul viso non mi pare di vedere nulla, però non lo vedremo. Delle bustolette. No. Nulla. Nulla. In genere i cadaveri con meno robe la gamba sono quelli più tranquilli. In genere. There we go. Andiamo ad aprire l'armadietto. Prima cosa che facciamo, andiamo a cercare il simbolino. Abbiamo quella lì. Abbiamo il signor Eric Range di 30 anni, quello non c'ha 30 anni, c'ha 30 anni me gamba. Sbagliato le gambe. Intanto noi prendiamo cose. Allora, secondo te Eric qui potrebbe essere lui il nostro incriminato? Sia Nori? Può anche essere Nori, eh? Per ora vediamo un po' gli no, altri. No, secondo me non è Nori. Può essere Nori, può essere Nori. Ammazza quanto è dura sta gengiva. Chiudiamogli la boccuccia. There we go. Oh. Oh. Che c'è? Non mi apriva il cassetto. Alright. Io nel dubbio faccio un altro giretto. In genere no, i primi due simboli. Li trovi subito i primi due simboli in genere. Troppo presto. Dici. No. È troppo presto. Niente, guardate, bulla, avete visto bulla, avete visto tutti, eh? È troppo presto. Bulla, 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 la culo, nonna. Vedi che bulli pure tu. Stardo. Non mettene più. Ora, facciamo i liberi per l'imbarsamazione. Quanto sono stronzo, dovevo prendere la gente. Facciamo questo. Beh, facciamo questo. Facciamo questo. Io l'ho visto che si muoveva però, eh. C'ho il dubbio però. Ridagli. Non si muovono. Io l'ho visto. Ridagli, mette vedi cose, c'ha le allucinazioni, lascia fa. No, se lo vedi dimmelo, Guarda lo spoiler, non ho capito. Ma ti rovino il gioco. Ma che mi rovini il gioco? Il gioco. Finisci un attimo che posta. Si sa mai, io controllo anche se non penso. Pancino, fagli nel pancino. Fate la routine, ragazzi.
Rotina, presto, correti. There we go. Ok. There we go. Poi andiamo a mettere il cleanser. Kleenex. Però vedi, ci stanno tante cose che non vengono mai usate, tipo i fusibili. Non li cosa stanno mai. Per eventi speciali. Non lo so. Si sa mai, noi controlliamo dappertutto. Mettiamo in faccia. Right. Non lo so, non mi sembra lui. Ho sentito una risata malefica. Ciao. Starta. Fatto bene, sì. È tipo la mamma quando arriva, spegni la luce! Si io mi ribello, faccio il cazzo che mi pare. Niente. Come si chiama questo, Eric? L'ultimo. Norino. Andiamo di se non è Elijah, questo non mi ricordo come si chiama. Lascio così e vabbè, da qui non lo vedo. Gni. Il fatto è che dopo un po' è legnoso, devi fare sempre le stesse cose. Allora, tu ti chiami Chasford. Dobbiamo vedere dappertutto. Presto, controlli anche la prostata. Controlli la prostata. No. C'è qualcosa dietro? Sì, le pustoline, l'avevo già messo. L'avevo già segnato. Calma. Subito si altera, guarda. Non stai attento. Non ti vergogni. Intanto prendiamo i nostri oggettini. È bello sto gioco, è una droga. Proprio dappertutto. Io sono un mantino e sono un po' pazzo, ma se volete la verità, baby girl, niente. No! È il rap, ogni volta non interrompi. Io sono un mantino, io sono un po' pazzo. Ma io ve lo dico, a me mi carma. Non si dice, non si dice. Il manzo! Non fa rima. Ma no. Ti permetti? Riva si permette. Non interrompere il ritmo dell'imperatore, ma non è Mauri. Ta. Cracca. È bello sto gioco, però dopo un po' va. Che può fare? There we go. Oh cazzo. Ah sì, me lo ricordo sto finale. I'm missing something. Yeah. Yo, I thought you'd be hiding in Billy's place. Your dad needs a total fucking loser.
down to the beach in just a sec. Grab your kit and get down here. Party's gonna start without you. Ma che cover del telefono che era? Cover brutto del telefono era quello? No, quello non era cover del telefono, quello è il suo kit dell'eroina. Ah, la drogata vegana, vedi? You did this to me. It's all your fault. Ho visto la prima volta, ho cacciato un urlo. Che? È perché mi sono spaventata quando è successo. Spaventa. Ci deve essere un altro simbolo adesso. I am here. Sei qui? Di là. Mi fa piacere. L'ha detto, eh? Ma proprio questo è il sportello che devo usare? Sì. Questa roba strana qui, ok. Cosa a forma di manticora, vedi? Di manticora. Da lui, eh? Che cazzo sta? Questo. Ora, dobbiamo fare... Oh, dobbiamo fare gli i-caps. Eh? Gli i-caps. Gli i-cazzo, avevo capito. Gli i-cazzo. Jägers. Jägers. Tanto amore è maleducato. Ti permettere mai più, eh? E anche vegano. Poverino, scherzo, scherzo. Ti riporto il canale, basta. No. Ah, oh, no, no, così ti impari, così ti impari. No. Pronto, Twitch? Sono il modo. Twitch. Questa culona mi bulla. Siamo noi a questa culona, bravi. Ma guarda caso che c'è una voce quella la tua. Capito, non mi bullare. Serpente e altro, pure vegano. Ma io tra maglia sudata dietro. Chi è? Chi è? La maglia sudata. Colazione più con i cinque cereali che ti tiro posso poi partire alla grande pure tu. Un gioco caccia ancora. Ciao Depescino! Depescino, devi comprarlo sto gioco. Pescino. Il pescino ti piacerà, fidati. Niente. È molto carino, molto molto. Io stasera non vado a segno. Io l'ho già finito sto gioco, l'ho finito stamattina. Andate a vedervi la clip del gioco calcio. La clip del gioco calcio. La devo cancellare quella clip. Ma non ti permetti, è quella che c'è più visualizzazioni, cazzo. Eh? Alright. Perché Mantino la spamma. Sì, sì, sì. Me la senti? Che animali. Adesso corretto a vedere. Bravo Mantico, diglielo, bravo, bravo. Lo volevo ricominciare per farglielo vedere a Moro. Solo che abbiamo fatto solo i game over per ora.
purtroppo. È stato tutto game over, una cosa vergognosa. Eh sì. Una vergogna. E stamattina è andato tutto a posto, cioè alla grande proprio. E invece mo si fa solamente game over, non capisco perché. Ah, oh, guarda che c'è fuori. Liquid? No, non liquid. Io direi di ricontrollarlo un attimo lui. So perché, liquid. Ma questo Eric. Sto Nori. Sto Nori sospetto. No, lasciami stare Nori. Yes, sospetto sto Nori. Povero Nori, lascialo stare. Papà, papà, sto vegano. Ti disereto! Quadra. Perché sta scrivendo quest'arte? Mantino, perché ti droghi? Words like violence break the silence. Into my little book. Ma che cos'è? Mozart. Mozart? Che non può scrivere queste cose Mozart. Was like a violin, break the silence. Crashing into my little book. Painful to me, this way through me. Can't you understand? Oh my little girl. I want tangle and need it. In my eyes. Si chiama Antigora, è lui? Mantigorino. Unnecessary, can't tell me. Non me lo ricordo. Lui è lui. Si è Mantigorino, Allora, quando vai al computer ti fermi un attimo. Scrivi, tu, piglia tutti i dettaglini, scrivi. Guarda, sul piede, guarda, guarda. There we go. Allora, tattina, abbiamo contusioni, casse blemish. Aspetta, blemish. Ma saranno quelle bollicine. Vabbè. Pezzi di piscina. Piscina. Devo dire che mi sono rotta le palle di imbalsamare la gente. E vai, su, forza e coraggio, su. Che un becchi quello giusto è così. Lo so. Ma qual è quello giusto? Na 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 na. Don't crash me into my little world. Io mi tocco. Na 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 na. Mi tocco qui. Into my little world. I wonder. I need it here. In my arms. Necessary can't do me to arm. Non me lo ricordo. There we go. Dai, cantami Johnny Cash, va? Chi? Johnny Cash. Johnny Cash. Alright. Chi tu canti Johnny Cash? Cantami Johnny Cash. Canto. Cazzo ne so. The Ring of Fire. Ring of Fire. Love is a bird. Sono Mantino e sono un po'. Niente. Ogni volta mi interrompi il raps. Che scivolata, raga. Mazza che botta che ha preso. I hear the train coming, is running around the bend. And I see the sunshine since I don't know when. We're stuck in frozen prison. Just dragging on. But I see the whistle blowing. Che cazzo ride? Ride perché è contento. And on the sand and tone. When I was just a baby, my mama told me some. Always be a good boy, don't ever play with guns. But shot a man in Reno, just to watch him die. I had my head and cry. La conosci davvero?
Direi che lui è il cadavere, va a fanzecchio. No, non è vero. Non è lui. Guarda, ti sta facendo vedere il pacco, guarda, ha messo il pacco nel mezzo. Guarda che cazzo che c'ho. Guarda come sono anche... come si dice? No? Figo, questo non l'ho mai visto. Ah! Tutte le manine! Ok, andiamo a fare la cosa del codice. Dice carino, perché tu sapevi il codice? Love is a burning thing and it rings. Ciao Shuri! Suji! Mi sono sentito bene! Oh shit! Suji! No, tu! Non so se tutto bene che sono per i live. Conta dalla live. Ciao Raffan, ciao Bash. Conta dalla live, che avete fatto di bello? Fai sushi, Lido. Mi ha fatto ciao ciao. Facciamo cose, ciao Wolf. Voce familiare. Ciao Giabara. Grazie mille. Tutto bene, tutto bene. Stiamo facendo questo gioco horror. Che io ho già finito, però volevo far vedere delle parti al mio fidanzato che non l'aveva già visto. Cioè non l'aveva visto. Grazie mille, giù. Una persona malata, e questo poteva essere lì. A giocare a Tetris, che strano, dimostri che poi, boomer, perché è appena arrivato, che perché è appena arrivato, vi spiego la lore del gioco. Praticamente la protagonista è una drogata vegana, ci sono i demoni che gli danno ma la caccia, ma metti caso perché... che c'è qualcuno che è vegano e si offende, ma perché lei è vegana, sì, non è che si inventa le cose, la lore è così. No, come no? Allora abbiamo trovato il codice. Tutti i demoni che danno la caccia perché dicono devi cambiare, non sei, deve essere più vegana, vergognati. Sono tutti volti per colpa tua che poi lei ha ucciso persone, ha fatto storie, cose. Tutto vero, eh? È la lore. È vero. È la lore. Mi date retta. È lore, è lore, è la lore. Dovete capire che questo individuo qui è il mio ragazzo. Mai più una. E lui si comporta un po' come quei vegani convinti, un po' troppo convinti. Solo che è carnivoro. Permette. Quindi dice che. No, ma io sono d'accordo, guarda. Ha detto che Nino. Ha detto Nino. Ha detto fuck che Nino. Ha detto fuck che Nino. Ha detto. Fuck che Nino, l'ho sentito io. Non ha detto fuck che Nino. Ha detto fuck che Nino, ha detto. Mi sta venendo voglia di grigliare qualcosa. Bravo. Ah sì, facciamo tanto questo. Vedi che Mr. Wolf è una persona seria, vedi? Eh? Mr. Wolf è una persona seria. È una persona seria. Direi di avere i simboli, no? 9, simbolo strano, cerchio, è quello. Vediamo un po' se magari sta qui. Ah sì. Togliamo sto coso che sta a fare una cacciara. La cacciara che fa il coso. Tanto sono sicura che perderò anche questa. Io l'ho già fatti tutti i finali, solo che li volevo far vedere a lui e a quanto pare sto facendo tutti i game over. Vedi che... Perché parte sfiga. Non ti permettere mai più. Siete che stai sbagliando, io non sto interferendo niente nel gioco, in nulla. Interferisci con la mia concentrazione. Interferisci. Non manco questa. Interferisci. Interferisci. Eccolo. I prude, gli vuoi dare una grattata alla schiena? E questo, quindi cerchio a destra,
strana, TV7 a sinistra, simbolo strano sopra e 9 sotto. Cerchio a destra, quindi. Poi TV strano qua, 9 sotto e questo sopra. Perfetto. Ma noi dobbiamo fare l'imbalsamazione. Sì, sì, ci vado prima che te blocchi. Prima che te bughi, vaffancina. Su questa ultima dichiarazione avrei dei dubbi. Però io voglio vedere quale finale mi esce. Secondo me mi esce il finale di Rebecca comunque, sai? Oh. Guardate che carino. Bellino lui. E hai. Ti pistrello dal tonico, grazie mille per il pollo. Mi piace il tuo nick. Volare il mio amico pistrello dal tonico. È bellissimo il nick. Allora lei, l'abbiamo fatto qui? Lei è contento? No. Gli dobbiamo mettere un po' di liquido dentro l'addome, signor... non mi ricordo come si chiama questo. Tutto lo ricordo. Maurizio. Maurizio. Maurizio! Per la stazione! Maurizio! Ah, ok, perdono. Ok. Non capisco perché Steam, Twitch abbia messo sta cosa degli account verificati. Non l'ho mai capito. Guardate tutti il pipistrello. Ciao pipistrello. Senti un po'. Ma che mi è venuta in mente? Ma la Pippi. Passa ancora casualmente. Anche prima passa casualmente. Passata casualmente anche prima. C'era detto qualcosa sopra o sbaglio? No, c'era nulla. Eh sì, ma me l'ha detto Twitch di metterlo. Right. Allora, direi che è il caso. È il caso di? Di andare a prendere il marchio. Speriamo di fare il finale buono. Vedi che è imbranata che ogni volta scivola, cade in terra, piglia delle craniate. E questa è... Lei casca sempre in terra per la dieta, perché gli manca la proteina, gli manca questo là. Ah. Casca sempre in terra e si spacca. Guarda che incazzato, Questo non fixerà niente, Rebecca. Are you sure this is right? Sicuri che è lui? Si è mosso, sì che è lui. Va bene. Vediamo un po'. Cioè, dai, basta. Non so, se te che ogni volta fai dei casini qui. Si è fatto il game over un'altra volta, sti cazzi, basta. Tanto l'ho spulciato fino a morte sto gioco. Però non è detto che sia il finale buono. Non lo so. Quale finale ci darà? Good morning. It's nice not to be the one down there for a change. Raymond? Tu non lo becchi mai. Sono fenomeno, ma perché soffro? Io qui, io là, io destra e sinistra. Did I make it? Is it over? For now. It's never really over. You've come a long way. It's a lot to learn. No, abbiamo fatto il finale cattivo un'altra volta. I'm here. Tre su tre. I know it's disorienting. You'll get used to it. You should head home and get some rest. Every night can be different. I
think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Oh, I've just been waiting. Ah! For che so, vergogna, ma. So che stronzata. 3 su 3. What are you? Oh no. You chose the demoni, ho scelto il corpo sbagliato. Dai, cazzo, fin demoni. Vabbè, non riaccartoccio. Watch your flesh, boy. And drink it as nuts from your pitiful frame. Com'è che stamattina l'ho fatti tutti giusti i finali, ma non riesco a farne manco uno? Andiamo tutti così. Te, Vecna sposta proprio. 3 su 3, eh? 3 su 3? Basta, per oggi mi arrendo. Sempre il cazzo di finale, 3. Che vergogna. Senti, io tanto l'ho fatti tutti i finali. Potrei anche disinstallarlo, sto gioco. Mi sono anche rotta i coglioni di imbalsamo la gente. E niente. È bello, per carità di Dio, però dopo un po' che palle. Basta. Ok, ora direi di fare la rotina. La ruota, la ruota. E noi siamo 11, GG. Almeno ci siamo arrivati. I demoni, cazzo. No, non cadere. Non lo fare così, stalker. Non lo fare. Allora, non spoilerare e dire chi ha vinto, eh. La voglio vedere in chat, perché tu lo vedi prima, lo vedi. Va bene. Infatti vincerò io faccio la ruota, vinco. No, faccio. Un minutino per calmare gli animi. Mi vinco anche 10 euro, l'ho detto, eh. L'ho detto, eh. No, devo trovare un modo per mettere a posto sto sistema di raffreddamento. Mi sa che mi faccio quello a liquido, sai. La ventola. Ma ce l'ho tante le ventole. No, un attimo, un ventilatore messo davanti al PC che gira. No, ma è proprio la stanza che cade, non so più come fa. Poi pentala. No, farò quella liquida poi quando è. E quella liquida, poi si rompe un tubo, voglio ridere. Che? Si rompe un tubo, voglio ridere. Ma fa un culo, eh. Calma, non ti permettere mai più. Team Demonica. Team Demoni. Non dire nulla, non dire nulla, non dire nulla. 10, 10. Di sicuro non vincerà Moro, secondo me. 10, ecco, meccia quasi. Non dire nulla, non dire nulla. Vediamo chi vince, vediamo chi vince. Moro, 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 Moro. Aisid, ha vinto Aisid. Come Aisid? È una cazzo di truffa. Ha vinto Aisid. Ma quel culo di Aisid. Quel culo di Ice, guarda chi c'era sopra, visto chi c'era sopra? Chi c'era sopra? C'era il gattino! C'era Micio! Allora, vediamo un po' chi ci sta a quest'ora per fare un raidino, va? E... c'è Shizukina! C'è Shizukina! Corri, 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 corri! Andiamo, correte, tutti da Shizukina, per favore! Che sta anche, queste... anche lei sta facendo portuale assistant. Questa è genovese, tirchia, occhio, eh! Impazzisco, ci siamo, non mica only gameplay. Ah, ok. Tirchia, stai qui, occhio. Ah, no, aspetta, ho sbagliato. Presto, presto, presto. Devi perché fare ho messo... slash, right. Ok, adesso me l'ho fatto. No, perché avevo messo la chiocciola, per quello che vergogna. Non volevo. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia fino adesso, grazie a Moro che mi ha portato sfiga nel gioco, perché non sono riuscito a fare niente. Mai più culona. Culone vegano? Basta, ho segnalato il canale. No, 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 no. Offri la focaccia a chi? Offri la focaccia, amore. Casone, ma che quella è tirchia. È tirchia. Ringrazio voi per i ride, comunque, per essere rimasti. E niente, ci vediamo. Devo aspettare un attimo che faccia un po' più fresco. Anche perché tanto a breve sarò impedita a fare live, non potrò fare live per un po'. Quindi, ciao ragazzi, e date tutto il vostro supporto a Shizu, che se lo merita. Ciao, 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 ciao.